Allora, ciao a tutti e a tutte. Siamo tornati con la programmazione della 3 giorni di Youthquakes, scosse di solidarietà, con l'evento finale dei due progetti Youthquake e un terremoto di solidarietà, che sono i due progetti di SVE Strategico finanziati dall'Agenzia Nazionale Giovani nell'ambito del programma Erasmus+. Abbiamo pensato di celebrare la fine di questi due progetti unendo quindi l'evento finale di questi due progetti, diciamo così, gemelli di volontariato europeo e anche di utilizzare questo momento un po' che è anche un po' di incertezza dovuto alla pandemia, di impossibilità di vedersi e festeggiare la fine dei progetti anche dal vivo, come ci sarebbe chiaramente piaciuto fare insieme, e quindi di farlo nel migliore dei modi che è possibile al momento, con questi 3 giorni di programmazione online, che prevedono delle mattine di racconto dei progetti anche attraverso la voce dei volontari e delle volontarie, degli enti locali che hanno partecipato, chiaramente di tutte le associazioni che hanno partecipato al progetto, che non elencherò, ma insomma ricordo soltanto che sono coordinati da ARCS per quanto riguarda Youthquake e dal Comune di Pescara, insieme all'associazione Movimentazioni APS per un terremoto di solidarietà. E abbiamo invece pensato di usare, ecco, il pomeriggio e la sera per rilassarci un po', e in particolare le sere per una programmazione culturale, e invece il pomeriggio per approfondire un po' di temi che ci stanno a cuore. E quindi abbiamo approfittato di questo spazio per chiamare un po' a riflettere insieme a noi, di un tema che ci sta particolarmente a cuore, che è quello della comunicazione in generale, del racconto, della narrazione di quello che succede durante un'emergenza. Lo abbiamo fatto proprio chiamandolo le parole dell'emergenza, perché non vogliamo parlare solo di media e giornalismo, anche se sarà uno dei focus, ma in generale del racconto, proprio delle parole che si usano e di quali sono le persone che si raccontano, le persone di cui si racconta, le storie individuali, anche di a cosa serve raccontare un'esperienza come quella di un terremoto, ma in generale di un'esperienza che può essere anche traumatica come quella di un'emergenza. Intanto voglio presentare gli ospiti della giornata, che sono il giornalista Alberto Pugliafito e lo scrittore e giornalista Alessandro Chiappanuvoli. Eccoli qua insieme a noi, benvenuti. Grazie, ciao, grazie per l'invito. Grazie a voi di Grazie essere per qua. l'invito, ringrazio anch'io per l'invito e devo subito fare una precisazione, a scanso di dubbi, non sono giornalista. Al massimo mi Ok, posso definire reporter. allora dopo magari ci spiegherai anche bene e meglio, insomma, anche la tua relazione con il giornalismo, diciamo così. Io sono molto contenta appunto di avere sia Alessandro che Alberto qui, e intanto dichiaro subito che diciamo, in questo programma di questi 3 giorni chiaramente vogliamo bene a tutti i panel che abbiamo costruito e a tutta la programmazione, ma sono particolarmente diciamo, affezionata a questo tema, e quindi cioè, ho proprio scelto questo tema e queste persone. E così, insomma, apro anche la pista e do subito la parola prima ad Alberto e poi ad Alessandro, perché ho pensato a questo tema. Viene in realtà appunto da 11 anni fa, quando in realtà ci siamo conosciuti tutti e tre in un'altra emergenza e in un altro terremoto, non quello del sisma del 2016-2017, a cui invece sono legati i due progetti, ma al terremoto dell'Aquila. E ha un'esperienza che mi aveva effettivamente colpito
colpito, ossia mentre ero lì per fare ricerca, quindi in altra veste non lavorativa, e a fare insomma una ricerca che poi era in realtà diventato volontariato, comunque vicinanza alla comunità locale, e mi rendevo conto che l'essere immersa in quella situazione mi dava chiaramente accesso a una serie di informazioni, vissuti e a semplicemente allo stare lì, quindi a vedere cosa accadeva realmente nelle tendopoli, nella vita delle persone intorno a me, e allo stesso tempo a una sorta di straniamento rispetto a quello che veniva costantemente e anche un po' violentemente, mi viene da dire, riportato nella invece narrazione mediatica, e quindi avevo proprio un vero spaesamento quando rientravo a Roma e parlavo con le persone insomma intorno a me e che avevano invece una fruivano di una, di una comunicazione completamente diversa, quindi io proprio dicevo no, non è così, adesso vi racconto quello che vedo io invece. E quindi e ovviamente in questo periodo, ce lo dicevamo insomma anche prima mentre entravamo in diretta, essendo invece in un'altra, chiamiamola sempre così, emergenza, questa della pandemia, chiaramente mi rendo conto che ci sono delle cose che succedono molto simili, non voglio dire che ci sia un prontuario delle emergenze, ma ci sono delle note che suonano nello stesso modo. A me viene da dire così, ma ho invitato appunto Alberto e Alessandro per parlare di questo in un modo che abbia insomma una maggiore, con chi ha maggiore cognizione di causa di tutto questo. Quindi voglio subito passare la parola ad Alberto chiedendogli proprio questo. E tu sei, quando eri direttore di Blogo, il 29 luglio 2014, hai provato a sospendere l'uso di alcune parole, di parole enfatiche come shock, emergenza, urgenza, ma anche eccezionale, geniale, e poi diciamo ne hai fatto una proprio una come dire un tuo leitmotiv nel tipo di giornalismo di cui ti occupi, e quindi voglio chiederti proprio di aiutarci a capire cosa succede o può succedere durante un'emergenza alla comunicazione dei media, ma anche sia come cittadini che come giornalisti. Guarda, sono felicissimo che tu abbia rispolverato questa cosa del 2014, perché l'avevo quasi sepolta nella quantità di cose che si dicono e si fanno, no? E mi ricordo perfettamente che in quel frangente discutevamo in redazione di quest'uso smodato dei termini enfatici, dei termini emotivi, no? E ci dicevamo: certo che se uno fa un racconto anche giornalistico deve in qualche modo catturare l'attenzione delle persone, no? Non è detto che un racconto giornalistico debba per forza essere noioso, può essere anche strutturato in forma narrativa, può usare strategie di, se vogliamo usare l'anglicismo, di storytelling, insomma. Però perché deve essere per forza enfatico? Perché dobbiamo usare la parola shock e tutte queste altre parole correlate, no? E quindi in quel frangente decidemmo di fare proprio una sospensione di quel tipo di terminologie lì, capendo con la redazione già dall'epoca che in effetti stavamo entrando in un periodo delle nostre vite, no? Con gli smartphone sempre più nelle nostre tasche e mani soprattutto, e i social che ci offrono delle piattaforme in cui esprimerci. Stavamo entrando in un'era in cui, data la sovrabbondanza di contenuti che ci sono a disposizione, le persone gioco forza devono fruire dei contenuti anche partendo dai titoli, e molto spesso si soffermano solo sui titoli perché non hanno il tempo di consumare tutto quello che viene prodotto, no? E quindi noi quello che ci siamo detti è stato: ma perché dobbiamo continuare così a eccitare gli animi? Ed era una riflessione che veniva anche
da alcuni tipi di considerazioni che avevamo fatto con colleghi e colleghe durante il terremoto dell'Aquila, durante quella fase emergenziale, dicendoci proprio appunto, sì, certo, la comunicazione in emergenza non è che deve essere fatta per forza per rassicurare le persone e dirgli no, tranquilli, andrà tutto bene, e intanto no, sta succedendo il disastro tutto attorno. Ma dall'altra parte non puoi neanche scatenare il panico. Questo perché una delle grandi lezioni dello stato d'emergenza e di una situazione dove c'è effettivamente un rischio in corso è che tutte le persone che stanno dentro quello stato d'emergenza lì sono coinvolte da quello stato d'emergenza. E noi ci siamo trovati per la nostra generazione, per la nostra era, per l'era dell'informazione, in una situazione fondamentalmente senza precedenti, no? Cioè una pandemia mondiale che si sviluppa oggi nell'era dell'informazione, quando tutti sostanzialmente hanno accesso all'informazione non soltanto da fruitori di contenuti, ma anche da produttori di contenuti. Quindi tu sulle piattaforme social, che poi troppo spesso vengono demonizzate, in realtà hanno anche un sacco di ruoli positivi come piattaforme di aggregazione di relazione, tu veramente trovi di tutto, no? E allora in questo trovare di tutto e in questo coinvolgimento dello stato d'emergenza, che cosa succede? Succede che se chi si occupa di comunicare e di informare non ha un addestramento specifico e non si rende conto di quali sono gli step che riguardano gli stati d'emergenza, di quali sono i rischi e di quali sono le varie fasi e di quali sono le parole che vengono usate, ecco che sei di fronte alla tempesta perfetta. Tant'è che è stata coniata una parola che non veniva usata prima ed è stata coniata appositamente per parlare di questa situazione dal punto di vista dell'informazione, che è infodemia, no? Dici, spiegaci un po', ti volevo anche dire, a proposito delle fasi, dici anche quali sono allora queste fasi, se sono individuabili. Ma guarda, ci sarebbero due fasi di cui ci si dimentica sempre, che sono le fasi di previsione e di prevenzione, ok? Perché poi in realtà tutto partirebbe da lì. Noi in Italia siamo sempre abituati ad agire, no, sull'emergenza, poi ci diamo le pacche sulle spalle da soli e ci raccontiamo quanto siamo stati bravi a rispondere all'emergenza immediata, ma le prime due fasi sono previsione e prevenzione. E con questo voglio dire che il rischio pandemico, cioè il fatto che prima o poi avremmo potuto come specie umana trovarci di fronte alla situazione che stiamo vivendo oggi, è una cosa nota. Si sa da tempo che poteva succedere, ok? Ed è per questo che si fanno i cosiddetti piani di protezione civile. C'era un piano di protezione civile, vero, Giano? Anche una sorta di... No. Le linee guida c'erano, le linee guida dell'OMS c'erano, e ci sono dei paesi che avevano già vissuto questa situazione e questo rischio, che avevano cercato di dire quali sono le buone pratiche, perché poi sai, quando scatta l'emergenza, e lì c'è la fase del... la fase fondamentale della reazione all'emergenza, no? Poi dal punto di vista informativo che succede? Che cominci a leggere quei pezzi che a me personalmente fanno accapponare la pelle, tipo potremmo fare come in Svezia, dobbiamo fare come in Corea del Sud, copiamo da Taiwan, no? Che è tutta roba buttata lì un po' per dire, un po' perché così almeno puoi criticare il decisore politico di turno, perché ovviamente, cioè, parliamoci chiaro, io non vorrei minimamente essere nei panni di chi deve prendere delle decisioni adesso, no? La situazione è totalmente fuori controllo, ma la situazione è totalmente fuori controllo ed è difficilissima perché prima non hai agito in termini di previsione e prevenzione. Se tu, faccio un esempio specifico, se tu non hai una sanità scalabile sul territorio, cioè non hai pensato prima che potresti avere bisogno dei presidi per fare il tampone in macchina, i famosi presidi drive-thru, no? Che poi dici, ma in Corea li hanno attivati subito dopo. Ho capito, ma questi sono 10 anni che ci hanno pensato, no? Non è una cosa che fai così da un giorno all'altro. E quindi in questa fase, la fase della reazione all'emergenza, che cosa succede? Che se tu non hai fatto i compiti prima, ti barcameni, e soprattutto in un ecosistema come quello informativo, dove noi giornalisti siamo abituati a dover essere sempre veloci, oltre ad enfatizzare, no, quelle paroline che tu hai citato prima e che noi avevamo eliminato dal nostro vocabolario, oltre ad enfatizzare dobbiamo essere sempre veloci, sempre sul pezzo, fino a che punto? Fino al punto che ne so, faccio un altro esempio, ti arriva la bozza di decreto, cosa che, come sappiamo, come sanno le persone che hanno già lavorato e vissuto in situazioni dove c'è lo stato d'emergenza, è abbastanza naturale, cioè le bozze di decreto, le bozze di ordinanza girano perché sono coinvolti molti attori, no?
sono coinvolti svariati ministeri, sono coinvolti gli uffici stampa di questi ministeri, sono coinvolti i tecnici, tra questi ci sono persone che hanno le loro fonti giornalistiche. E a cosa serve ad un giornalista che ti arrivi la bozza di decreto prima? Serve perché così tu almeno fai i compiti prima e ti prepari a vedere quali sono eventuali. Ecco. E invece noi l'abbiamo interpretata, dico noi, ma parlo del giornalismo mainstream, è stata interpretata come lo scoop. E quindi che cosa succede? Succede che oggi tu, se apri le home page dei giornali anche grossissimi in questa fase, trovi le anticipazioni della bozza di decreto, che è come il meteo, cioè una roba terrificante, perché non si tiene conto che le persone che sono coinvolte da questa situazione, cioè tutti, oggi, hanno bisogno, non dico di certezze, perché capisco che sia difficile darne, ma quantomeno di un atteggiamento un po' meno ondivago, sia da parte del decisore che poi comunica, sia da parte di chi informa. Ci vorrebbe il coraggio, siccome la quarta fase sarebbe quella del ripristino, no? Quindi tu in emergenza dovresti già pensare, ricordiamoci che poi dobbiamo raccogliere i cocci, quindi magari potrebbe essere una buona idea non devastare psicologicamente tutti i sopravvissuti, no? Ecco, siccome poi dopo tocca raccogliere i cocci, stavo riflettendo proprio in questi giorni, parlandone anche oltre che con colleghe e colleghi in famiglia, e dicevo quanto sarebbe stato bello, per quanto difficile, che qualcuno avesse avuto il coraggio di dire: signori, sarà lunga, signore e signori, sarà una cosa lunga, che è la stessa identica cosa che si diceva dopo il terremoto dell'Aquila, quando arrivavano le prime promesse: no, non ti preoccupare, in un anno e mezzo, due anni al massimo, il centro storico è tutto ricostruito, ok? E invece ci vorrebbe un coraggio, che è veramente coraggio politico, di dire sarà lunga. Dalla parte nostra, di quelli che informano, potremmo avere lo stesso coraggio e smettere di inseguire disperatamente la velocità e l'emotività, fermarci un attimo e ricordarci che potremmo fare anche noi la nostra parte, comunicando e dicendo delle volte anche cose impopolari, tipo sappiamo troppo poco di questo virus per poter prendere decisioni o per criticarle. Faccio un esempio questo banale. Esatto, questo è molto, infatti, molto interessante. Voglio chiederti, infatti, dopo anche qualcosa sulla su una cosa che a cui penso spesso durante le emergenze, cioè appunto tu hai citato prima la prevenzione, che chiaramente è, come dire, inversamente proporzionale all'emergenza, cioè tanto scoop fa l'emergenza con i suoi grandi titoli, e tanto la prevenzione invece non si vede, perché se funziona non si vede più, tu non sai che c'è stato un processo. E quindi magari, però voglio passare prima la parola ad Alessandro, ma ti anticipo la domanda di dopo, che è già anche questa: sappiamo magari cosa può essere fatto a livello politico sulla prevenzione, ma come invece il giornalismo può lavorare sulla prevenzione o sull'informazione di questo, che è un tasto che veramente è, no, quelle cose quando c'è non si vede, quindi è anche molto difficile valutarla, credo, almeno insomma un po' mi viene in mente questo da cittadina. Invece passiamo la parola ad Alessandro, grazie anche a te di essere qui, e sono molto contenta che ci sia anche tu. Ho qui davanti a me il tuo libro, così, perché ho studiato e letto in questi giorni, e intanto ne parliamo anche dopo, di Sopra e sotto la polvere, che è insomma comunque molto molto bello. Però prima volevo restare invece sulla traccia del giornalismo, anche se ho sbagliato e prima appunto ti ho detto ieri che sei un giornalista, invece no, e quindi volevo chiederti allora invece da scrittore come è stato, come forse insomma saprà qualcuno che ci sta seguendo, o se non lo sanno glielo raccontiamo noi, sei stato tra le persone che hanno scritto su Internazionale del terremoto del 2016-2017, insomma ci sono alcuni tuoi pezzi, e sei aquilano, quindi hai un vissuto in più e un terremoto in più, tutto sul tuo vissuto, insomma sul tuo corpo, oltre che nelle mani da scrittore. E quindi volevo chiederti, visto che non sei un giornalista, come è stato invece scrivere del terremoto dopo averlo vissuto,
e se c'è stato qualcosa che avendo, essendo tu anche provenendo da proprio da quella esperienza, quindi come aquilano, ti ha cambiato, insomma, immagino di sì, nell'approccio, quindi se ci racconti, insomma, un po' in generale quell'esperienza lì. Dunque, io vorrei anzitutto riprendere due parole che avete citato voi, prontuario e addestramento. Io ovviamente nel 2016-2017, a 7 anni dal terremoto dell'Aquila, 7 anni di appunto, relazione con l'informazione del terremoto dell'Aquila, 7 anni, come giustamente hai detto, vissuti da terremotato, quindi diciamo 7 anni di formazione sul campo fondamentalmente, ho iniziato semplicemente a andare in quei posti, cosa che peraltro avevo iniziato a fare forse prematuramente anche nel 2012, quando c'è stato il terremoto della Bassa in Emilia Romagna, e andai anche lì ero ancora non pronto per fare un lavoro del genere, però già mi resi conto che la mia esperienza mi sapeva semplicemente dire alle persone appena colpite dal sisma che di lì a breve, era fine maggio, i primi di giugno, di lì a breve gli sarebbero serviti gli ombreggianti. Quando mi presentai io con la macchina piena di ombreggianti e gli dissi: guardate ragazzi che questi cosi vi servono, loro si stupirono perché dissero: ma noi al momento ci serve l'acqua, ci servono i calzini, le mutande, ci servono i viveri. E io dissi: ok, tra poco, tra un paio di settimane, ora che inizia ad arrivare l'estate, vedrete che stando in tenda a lungo, questo è quello che vi servirà. E così un pochino mi resi conto io, e un pochino presi i contatti con loro e capii che questo meccanismo poteva funzionare. Come era funzionato del resto già all'Aquila, quando subito dopo il terremoto sono venute le persone dal Friuli, dall'Irpinia, dal Belice e via dicendo. E nel 2016 è successo semplicemente che c'era la redazione di Internazionale Cristian Raimo che mi propose di scrivere dei reportage. Io un pochino di esperienza con i reportage l'avevo, però non l'avevo per Internazionale, non l'avevo di quel livello, perché appunto Internazionale non serve che dica, a mio parere è la rivista, una delle riviste migliori che ci sono di approfondimento che ci sono in Italia, e quindi non ti aspettavi che dagli ombreggianti sarebbe arrivato subito Internazionale? No, non mi aspettavo, però questa fu un'intuizione di Cristian Raimo che semplicemente capì che io potevo avere un'esperienza che era maggiore rispetto alle altre persone, e fu solamente un dover capire come fare, come lavorare a un reportage approfondito di 30.000 battute. Quello è stato il lavoro. Il lavoro difficile è stato come impostare un'intervista, come andare a parlare col sindaco, cioè questi passaggi che per un giornalista sono invece, credo che siano già acquisiti dalla formazione, io li ho dovuti imparare sul campo, però di contro rispetto a un giornalista io avevo tutta la terminologia. Per me dal terremoto del 2016, dal terremoto del 2009 al 2016 è cambiato la differenza di come chiamano le case di emergenza. Da noi si chiamavano MAP e adesso le hanno chiamate SAE. Per il resto io avevo già la formazione, io riuscivo ad anticipare, e questo non lo dico perché io sono più bravo di un giornalista, io semplicemente avevo una formazione già data, e quindi io già sapevo che queste citate casette di emergenza, fatte così in emergenza, benché ci fosse un bando di gara, un appalto partito
due anni prima io sapevo che queste casette sarebbero potute essere costruite male, avrebbero potuto avere dei difetti di progettazione. Io ne ho scritto a agosto del 2017, le prime casette le hanno consegnate, mi sembra, a giugno del 2017, non voglio fare errore, però più o meno siamo lì, e io me ne resi conto appena ci sono entrato. Cioè io lo sapevo da subito che quelle case potevano contenere difetti. Un giornalista... Guardavi subito le pareti per vedere se c'erano... Io già sapevo che dovevo fare il classico saltello sul pavimento, vedere se i battiscopa reggevano, vedere le ante dei mobili della cucina, capire se già c'erano tracce di muffa, e così è andato a finire. Moltissime delle SAE già fatte, già impostate in precedenza. Lì si è fatto anche un lavoro... L'appalto è partito appunto due anni prima, ma c'era già il rischio. Come c'era il rischio lì, c'era già tutto il discorso dell'economia, tutto il discorso legato a tantissimi altri argomenti che io naturalmente ero già formato. Volevo chiederti di aggiungere anche, a parte... il proprio gli oggetti del terremoto, chiamiamoli così, come le case, e se faccio una domanda che porta già con sé la risposta, probabilmente, se il fatto di venire da quell'esperienza ti portava anche un accesso più facile, quindi una porta più aperta non solo nelle case, ma nelle persone. Beh, questo sì. Mi pare una domanda banale, ma ti spiego perché quello che stavo dicendo era semplicemente che io possedevo già una terminologia che un giornalista che arrivava lì alla prima esperienza in emergenza non possedeva. Quindi semplicemente, appunto, c'è la capacità di capire. A me dava rabbia quando, ritornando al discorso delle casette, chiamavano la costruzione delle casette, già la chiamavano ricostruzione, che per me è inconcepibile. La ricostruzione, io so che lì ci arriverà tra 10 anni, quindi non puoi chiamare la casetta di legno ricostruzione. Questa è una cosa che ferisce il terremotato, ferisce chi ci passa, ferisce chi sta lì e capisce che tu non stai raccontando solamente male, tu stai proprio distorcendo la realtà e mi ferisci. Per quanto riguarda il discorso dell'aquilanità, ovvio, la notte del 24 agosto eravamo 50, e gli amatriciani ci hanno visto, cioè noi siamo partiti in massa dall'Aquila, quindi non solo tu arrivi come persona esperta dei fatti, come persona che c'è già passata, ma era già stato avviato un legame che era partito dalla notte del terremoto, però non solo da Matrice, anche nelle altre zone, in tutte le Marche, ovunque andavo, ma non solo con i terremotati, anche con la protezione civile. Cioè io dicevo prima salve sono aquilano e salve sono un reporter, quindi questa cosa mi dava automaticamente l'accesso anche alle zone rosse, perché io da terremotato sapevo già che non dovevo camminare sotto vicino alle case, perché magari mi cadeva una tegola in testa. È un passepartout, ma è giusto che sia così, è giusto che si passi. Tra l'altro, esatto, lo diceva prima, insomma, lo dicevamo anche prima, è successo all'Aquila e c'erano appunto gli interventi non solo di solidarietà, perché la solidarietà magari arrivava anche da Roma, dai centri sociali, dalle associazioni, ma proprio dei terremoti precedenti. E così, no, me lo racconti anche tu all'inverso, no, con il terremoto successivo, e è interessante, anche se adesso insomma prescinde un po' da quello che stiamo raccontando sulla comunicazione, ma lo dicevamo anche stamattina in altri interventi con ActionAid, proprio dell'intelligenza, cioè
a parte la solidarietà, è interessante vedere l'intelligenza collettiva, secondo me, che si crea, che non è solo un aiuto, ma è proprio anche una trasmissione di conoscenze nel mutualismo. È interessante come attivazione proprio di conoscenza. Non so se ti ho interrotto, Alessandro, avevi finito e rimbalzo. No, ti posso semplicemente dire che comunque parliamo di un passaggio di informazioni, che poi lo chiamiamo giornalismo, che lo chiamiamo volontariato, si tratta sempre di un passaggio di informazioni. Questa è la cosa fondamentale, che passi un'esperienza, una conoscenza da una persona che ha quella conoscenza e che non ce l'ha, punto. È vero. È molto interessante. È anche interessante perché appunto la cosa che noto spesso è che adesso io parlo all'interno di un progetto per ARCS, però proviamo un po' la cosa che noto è che spesso si è un po' nella propria bolla o si tende a rimanere no? Quindi i giornalisti dialogano molto, quasi tutto il tempo con i giornalisti, noi nel terzo settore ci capiamo benissimo perché usiamo le stesse parole, no? La stessa terminologia e magari i terremotati con i terremotati, non lo so, oppure i cittadini che subiscono, e questo un po' da una parte polarizza anche l'idea che si ha di come si trasmette la conoscenza, che non è solo ma mi sono tradita anche solo nel parlarne, ho detto no, forse prescinde dal nostro tema, invece no, effettivamente non parliamo solo di media, di comunicazione mediatica, ma anche in generale di come passano le informazioni, quindi è vero, grazie Alessandro, ecco, ha detto una cosa molto interessante, che ho imparato, adesso prendo appunti subito. E allora ripasserei la parola ad Alberto, avendogli anche già fatto la domanda, così posso rimettermi in silenzioso e ascoltare. Sì, io voglio riagganciarmi assolutamente a quello che diceva Alessandro, e mi piace tantissimo questo concetto del passaggio di informazioni, che poi noi dobbiamo per forza chiamare giornalismo perché abbiamo il tesserino e in qualche modo dobbiamo giustificare, no? Ma una delle cose che si vede in queste situazioni che tu, Adriana, hai chiamato intelligenza collettiva è proprio che le persone, se le metti in condizione di fare in qualche modo anche da sé, no? Di autodeterminarsi laddove possibile, poi tirano fuori delle cose molto belle. Per esempio, io ho partecipato come volontario nella prima fase dell'emergenza ad un progetto che si chiama covid19italia.help, che esiste ancora e sta ancora lavorando, e purtroppo non ho veramente più il tempo di dedicarmici, ma che è proprio la prova del fatto che se tu metti insieme competenze diverse, quindi per esempio persone che hanno competenze informatiche con persone che hanno competenze di comunicazione, competenze di informazione, eccetera, 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 e hanno creato questo portale in cui vengono aggregate sostanzialmente le richieste d'aiuto che vengono fatte, quindi viene esplicitato un determinato bisogno, che ne so, parlo di una cosa reale, l'ospedale che dice abbiamo bisogno di tablet usati per mettere in contatto i malati che non possono parlare con i loro cari, e si attiva sul portale questa segnalazione, e poi ci sono delle persone che magari aiutano con una donazione o delle aziende, eccetera, 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 no? Quindi questa è una cosa, a mio modo di vedere, fondamentale da dire. E per il resto... Che cosa ti posso dire? È molto complicato dire come bisognerebbe fare, ed è molto complicato soprattutto in un ecosistema come quello italiano, dove tutto sommato fare i giornalisti ed essere al di là dal solco, no? Il giornalista quello assunto, quello che non ha il problema di mettere assieme il pranzo con la cena come il freelance di turno, tutto sommato ha significato per un sacco di tempo spesso non specializzarsi, ma anche parlare di cose che non conosci. E l'abbiamo visto, lo avete visto tutti, immagino, leggendo le prime pagine dei giornali, che c'era gente che parlava di epidemiologia e parlava di statistica e non aveva la più pallida idea di quali cavolo fossero gli argomenti, ma le basi proprio, l'ABC di quello che si stava dicendo, no? Quindi io insisto tantissimo
su questo concetto dell'esperienza e quello che ha raccontato Alessandro per me è fondamentale, perché c'è un po' quest'idea che il giornalista, quello col tesserino, abbia già tutte le competenze, no? Ma in realtà probabilmente una persona che ha già vissuto una situazione di emergenza ne sa di più del giornalista di turno, se quello non ha ricevuto un addestramento specifico. Senza contare che poi anche quello sarà coinvolto emotivamente, no? Il giornalista che sta vivendo sulla sua pelle l'emergenza, che ha paura. E quindi da lì tutte le castronerie e tutte le cose che abbiamo letto, perché abbiamo visto di tutto, no? Abbiamo visto gente che diceva che il lockdown non serviva, gente che diceva che era soltanto un'influenza, illustri colleghi. Due giorni fa un illustre collega ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook, di quelli avete presente con la spuntina blu, ha pubblicato una specie di meme con la sua faccia in cui si chiede com'è che adesso arriva il virus per il Covid e non c'è ancora quello per l'HIV. Questo siamo noi giornalisti quando parliamo di cose che non sappiamo, e a questo dobbiamo fare molta attenzione. Perché secondo me, sai da cosa deriva questa cosa qua? Deriva dal fatto che c'è questa idea che il giornalismo sia tutto sommato una professione culturale, no? Una professione intellettuale, e quindi siccome tu sei giornalista e c'hai il tesserino, allora sei già imparato rispetto a tutti i fatti della vita. E che non vuol dire, attenzione, che non vuol dire quell'altra cosa terribile che non ci sono, che tutti possono egualmente dire la loro con la medesima autorevolezza su qualsiasi argomento. Anzi, è l'esatto contrario. Cioè, noi per anni, come dice uno dei miei mentori, che è un giornalista che si chiama Mario Tedeschini Lalli, che si autodefinisce antico giornalista analogico digitale, per anni noi giornalisti ci siamo trincerati dietro a questa figura che in realtà è una figura da romanzo, il narratore onnisciente, e abbiamo fatto finta di sapere tutto, e invece dovevamo ammettere che non sappiamo tutto e che anche noi abbiamo bisogno di studiare e di specializzarci. E non so se ho risposto, perché mi sono un attimo, cioè mi sono concentrato sulle cose che ha detto Alessandro e mi sono e invece mi riprendi la domanda di prima sulla prevenzione, e magari, cioè, io vedo che è già un bellissimo, penso io Alessandro un po' stiamo invidiando la perfezione del tuo screen anche coordinato con la maglietta, noi siamo così un po' più spartani, diciamo così. E ci racconti invece che cosa si può, cioè, se si può lavorare, giusto, certo, hai ragione. La domanda di prima è, hai ragione, no, e ci volevo arrivare, certo. Non le devo fare tanto prima, altrimenti poi ce le scordiamo. No, ci dovevo arrivare. E il punto qual è? Ecco qual era il collegamento. Scusami, grazie per me. Il punto qual è? Che se tu, come giornalista, come persona che comunica, come persona che informa, che produce contenuti, facciamo finta, anzi no, diciamolo pure, ci sono dei creator di contenuti, dei creatori di contenuti sulle piattaforme, che in alcuni casi vengono anche chiamati influencer, che hanno delle visibilità che i giornalisti si sognano, ok? E viviamo in un'epoca in cui a grande visibilità conseguono grandi responsabilità di quello che dici, quindi dovresti fare attenzione. Se tu fai i compiti prima e studi, aiuti le persone a fare che cosa? A concentrarsi sugli argomenti veramente fondativi. E quindi, vedi perché è tutto collegato, se tu smetti di fare il giornalismo con le parole dello shock, e smetti di fare il giornalismo con le parole enfatiche, e smetti di inseguire solamente la nuova emergenza, il nuovo caso del momento, e cominci invece a fare giornalismo sugli argomenti fondativi, allora tu che cosa puoi fare? Beh, invece di sprecare un sacco di tempo a fare l'articolo sull'ennesima dichiarazione shock del politico, che poi sono sempre le stesse cose, ok, alzando un po' il livello dello scontro, ma sono sempre le stesse cose, tu tutti i giorni ricordi alle persone che i politici sono tenuti a fare che cosa? Piani di protezione civile per il rischio sismico, piani di protezione civile per il rischio idrogeologico, piani di protezione civile per il rischio pandemico, e poi non devono solo fare i piani, ma devono anche attuare. Ok? Quindi in realtà noi giornalisti, e poi qui toccherebbe fare una scampanellata ogni tanto anche agli editori, quelli che ci mettono il grano, no? Anche loro potremmo inserire nell'agenda mediatica previsione e prevenzione,
A quale patto però? Al patto di rinunciare allo shock e all'enfasi di tutto il resto che shock non era, a patto di rinunciare alla curiosità del momento. Quindi ci potremmo concentrare su argomenti di lungo periodo. Per esempio, una cosa che sto facendo con i miei colleghi in Slow News, che abbiamo visto fatta anche dalla redazione di giovani giornaliste e giornalisti di Change the Future, abbiamo deciso che la linea guida, il faro del nostro piano editoriale sarà l'agenda 2030 e gli SDG dell'agenda 2030. Raccontaci meglio sia questo sia Slow News, perché io non l'ho presentata, quindi ecco. Chi non la conosce, io sono una grande fan, ma non so se tutti la conoscono, quindi raccontaci anche cos'è. Ok, allora Slow News fondamentalmente è un progetto giornalistico che deriva da tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fin qui e che abbiamo esplicitato, incluso questo fatto del come faccio a rendere interessante previsione e prevenzione. Quando è nata? Dice proprio nasce più o meno come idea parallelamente a quella moratoria che tu hai delle parole shock che tu hai citato all'inizio, quindi siamo più o meno nel 2014. In realtà io poi mi sono reso conto che dico sempre le stesse cose, quindi probabilmente nella mia testa e nella testa delle mie colleghe e dei miei colleghi con cui stiamo lavorando c'era già da tempo quel germe lì. E l'idea di fondo qual è? Eliminiamo tutto il superfluo dal giornalismo e concentriamoci sull'essenziale. Produciamo meno e facciamolo meglio, raccontiamo storie di argomenti fondativi che se leggo oggi o se leggo tra un anno non sono scadute malamente. Cioè ci sono dei pezzi, se voi andate a prenderli, che sono stati prodotti durante i primi giorni della pandemia, che oggi rivisti gridano vendetta, anche scritti da illustrissime colleghe e illustrissimi colleghi. Ecco. Quindi noi mettendo assieme tutti questi ragionamenti che stiamo facendo assieme, cioè la necessità di parlare delle cose di cui sappiamo parlare, la necessità di avere un addestramento specifico, la necessità di ricordare alle persone che gli argomenti che gli importano veramente per essere buone cittadine, buoni cittadini, in che senso? Nel senso di prendere buone decisioni per la collettività, pure quando vai a votare, per dire. Ecco, il giornalismo può fare tutto questo se mette nella propria agenda argomenti fondativi. Così abbiamo fondato Slow News, che è una testata che attualmente ha un modello di business decisamente matto, nel senso che ragionandoci a lungo abbiamo deciso di non volere pubblicità, perché così possiamo evitare di fare gli articoli a chiappa click, no? Perché se tu hai la pubblicità sul sito devi fare un sacco di visite per prendere due spicci dai banner, parliamoci chiaro, diciamo così le cose come stanno, oppure peggio, se prendi molto più di due spicci hai sempre qualcun altro a cui rendere conto, che sono gli investitori pubblicitari. Quindi noi abbiamo deciso di fare questo modello di business in cui chiediamo alle persone di pagare per leggersi Slow News. Poi però, ragionando su queste cose qua, e abbiamo cominciato a ragionarci non soltanto in Italia ma anche parlando con altre persone all'estero che fanno questo tipo di giornalismo, un'illustrissima collega che ha accettato di incontrarci è venuta a un nostro evento ed è Ellen Bowden, che è l'ex direttrice di BBC News, quindi non esattamente l'ultima arrivata, ci diceva: bello questo ragionamento, però potete immaginare, lei BBC News, quindi il più grosso servizio pubblico giornalistico del mondo, la sua visione del giornalismo è giornalismo come servizio pubblico prima di tutto, e quello che ci ha detto ci ha molto colpiti, perché lei dice: se voi però mettete una soglia fissa all'ingresso per far pagare le persone per accedere al vostro giornalismo, fate diventare il giornalismo un giocattolo per ricchi. E c'ha ragione lei. Cioè, la verità è che io voglio essere pagato perché faccio il giornalista, perché ho bisogno che qualcuno mi paghi e che renda sostenibile il mio lavoro, ma allo stesso tempo, questo se vuoi è il paradosso del nostro mestiere, allo stesso tempo, se quello che faccio è veramente servizio pubblico, che io lo faccia sulla Rai o sulla BBC o su una testata privata, poco importa, sempre servizio al pubblico, e quindi servizio pubblico è, allora però non posso mettere una barriera all'ingresso troppo alta. E quindi noi ci siamo inventati questo modello di abbonamento matto, per cui sostanzialmente tu puoi pagare quello che vuoi. E addirittura se qualcuno ci scrive e ci dice: guarda, io non posso pagare niente, gli apriamo l'account a gratis. E uno dice: come fate a campare? L'abbiamo chiamato il modello di business del generoso, nel senso che ci stiamo rendendo conto che in realtà le persone che possono, una volta che scoprono il nostro giornalismo e a loro piace,
pagano anche più di quello che noi suggeriamo come prezzo, per dare la possibilità agli altri di accedere ai contenuti. Abbiamo capito che in realtà il giornalismo non vende contenuti, ma vende relazioni. Vende relazioni e vende competenze, vende la possibilità di sentirsi parte di una comunità che si può confrontare sugli argomenti, che può condividere le esperienze. E quindi è un po' come se le persone che ci stanno sostenendo ci sostenessero perché sentono di fare parte di una specie di club, che però non è un club esclusivo, perché ci puoi entrare pure se non hai una lira per pagarti la tessera. Ed è un club, diciamo, dove una community, una comunità dove tu entri perché hai scoperto che il giornalismo può fare qualcosa davvero di utile per la tua vita. E una delle cose che il giornalismo può fare di utile per la tua vita è lavorare in termini di argomenti fondativi e quindi in termini di previsione e prevenzione. Facendo tutta questa serie di ragionamenti, abbiamo deciso che il nostro faro è l'Agenda 2030, perché l'Agenda 2030 nei suoi obiettivi di sviluppo sostenibili, che sono, se guardate i giornali, sono completamente assenti. Ok, cioè non c'è qualcuno che dice, ma ragazzi, parliamo del fatto che gli stati si sono impegnati nel 2015 a ridurre la popolazione che vive sotto la soglia di povertà fino ad annullarla, che non vuol dire, perdonatemi la citazione, abbiamo sconfitto la povertà. Okay? Una citazione che conosciamo bene. Dovevo dirlo. No, perché poi sfuggono delle cose, no? Che cosa vuol dire impegnarsi a fare in modo che le persone non vivano più sotto la soglia di povertà? La soglia di povertà fissata dall'ONU è $2 al giorno e c'è metà del mondo che vive con meno di $2 al giorno. Okay? Capisci che questo argomento qui potrebbe essere un piano editoriale per i giornali da qui al 2030 da solo. Sì, noi guarda, nel nostro ambiente è come se fossimo in una stanza piccolissima e parlassimo sempre solo di quello, solo che chiaramente siamo in una stanza piccolissima. Ecco, e cerchiamo di far, siccome abbiamo la fortuna, perché io prima ho citato i social e ho detto ci si trova di tutto e il rischio è che poi uno pigli solo la parte deteriore, no? Ma siccome abbiamo la fortuna di avere a disposizione le tecnologie, dovremmo cercare di fare in modo che tutti questi discorsi ad un certo punto potessero uscire dalle stanze molto piccole e raggiungere là fuori le persone che sono interessate, che sono tante. Non è vero che una delle tante cose che si dice, no, alla gente non interessa essere informata, non è vero. Il problema è che tu da qualche parte gli devi creare l'appetito per questa informazione qui e gli devi far vedere che è possibile fare informazione anche senza il video shock, anche senza ospitare il giorno prima un virologo che ti dice una cosa e il giorno dopo l'epidemiologo che ti dice il contrario di quello che ti aveva detto il virologo. Solo che se questi problemi non ce li si pongono prima, è chiaro che poi una volta che arriva l'emergenza è la stessa cosa, non sai cosa fare, neanche dal punto di vista giornalistico. Ok, bene. Allora, vorrei ripassare ad Alessandro, così anche per tenerci allenati a chiacchierare tra noi. Chiaramente vi potete anche fare, se vi vengono cose che volete chiedervi a vicenda, chiedetevele pure, fate come se io non fossi qui, ma anche volevo ricordare che sul canale Facebook di ARCS, da cui spero ci stiate seguendo, chi ci sta seguendo può fare domande. Non l'ho detto prima perché mi sono dimenticata, ma ora le potete fare, scatenarvi, così io poi le faccio a loro, ad Alberto e Alessandro. E andrei quindi invece a chiedere ad Alessandro del suo libro, che finalmente ho avuto il modo e il piacere di leggere, Sopra e sotto la polvere, tutte le tracce del terremoto. E allora, ho varie domande. Intanto sono molto felice di averlo letto. Ti volevo chiedere, diciamo, il libro è diviso un po' in due parti. Una proprio con qui l'Aquila e il terremoto sembra che faccia da sfondo, ma anche da protagonista, diciamo così, non so, questa è come l'ho vista io almeno, ma soprattutto dove ci sono le storie. E poi c'è una parte di, diciamo, più legata a, diciamo, di saggi, comunque più legata alla scienza, si parla di comunicazione, si parla di comunicazione della scienza, si parla di sociologia e antropologia, di psicologia, ma di quella vorrei parlare dopo. Invece volevo chiederti
Volevo farti due domande in una, e cioè, una è appunto come mai hai raccontato, cioè alla fine si chiarisce un po' proprio nelle ultime pagine come mai hai scritto questo libro, chiaramente, e, che è anche insomma un po' la tua, chiaramente per la, per te, no? È la tua traccia. Però sono storie di tante persone, storie molto intime, insomma, anche. Quindi volevo chiederti come mai hai scelto di raccontare il libro in questo modo, cioè di raccontare tutte queste storie, quindi hai pensato a un libro di questo tipo. E l'altra cosa è che appunto nel raccontare queste storie, almeno quello che è arrivato a me, e che sembra che tu le abbia proprio scritte quasi con le persone, non sulle persone, cioè proprio sembra che ci sia stato tanto tempo, e quasi, cioè, si vedono tante mani dietro, non so. Quindi volevo chiederti proprio il processo della scrittura, com'è stato, a parte la scelta stilistica, ma proprio com'è stato il processo, cioè queste persone quanto sono entrate, come, insomma, raccontaci tu. Dunque, dobbiamo tornare a giugno del 2010, quando ho iniziato a puntarmi le storie che venivano fuori. Non ce la facevo a scrivere, e quindi appuntavo, fino a che non arriviamo a agosto del 2012, quando ho iniziato a scrivere. E l'idea di questo libro è maturata mentre scrivevo. Io volevo togliermi un peso all'inizio, scrivere una decina di racconti e raccontare non solo il mio terremoto, però comunque far capire meglio quello che era successo. Ecco, questo era il progetto di partenza. Man mano che scrivevo non si riusciva più a mettere fine a questo lavoro, perché man mano che scrivevo nel 2012 c'erano altre storie. Le storie ci sono ancora adesso le persone litigano col progettista, o litigano perché non gli arrivano i fondi, oppure litigano perché la città comunque è ancora un cantiere. Le storie sul terremoto dell'Aquila, quello che conosco meglio, o comunque le storie derivanti da un evento così grande, non finiscono, non si esauriscono in poco tempo, non si esauriscono con i tempi del giornalismo. Questa non voleva essere una frecciata alla categoria, però è così, non si esauriscono lì. E quindi man mano questo gomitolo aumentava fino a che non ho capito che volevo raccontare tutto il terremoto. Cioè, per me non c'era più limite. Io volevo scrivere un libro dove dentro c'era tutto il terremoto, che esulava anche l'Aquila. Basta, cioè racconto anche il terremoto in generale, tutto. E ho iniziato piano piano a scrivere storie, frammenti. C'erano la struttura originale del libro prevedeva 50 racconti, e io questi 50 racconti li ho scritti. Nel libro ce ne sono 17, però io non volevo scrivere 50, perché per me il libro doveva rappresentare la frammentazione del terremoto. Per me il libro doveva rappresentare come la narrazione del terremoto diventi forte, univoca, vicina all'evento, e piano piano che ritorna più vicina, più alla normalità, man mano che il mondo torna alla normalità, le storie riprendono una frammentazione, diventano meno importanti, ognuno ritorna alla propria vita. Quindi volevo rappresentare questa cosa, per me era fondamentale. Carola Susani, che mi ha seguito nella stesura, nelle revisioni del libro, Carola Susani, che peraltro anche lei viene da un'esperienza di terremoto, quella del Belice, mi diceva che ero, a parte che ero pazzo, ma la sua definizione del libro che volevo scrivere era un libro mondo, cioè tu vuoi raccontare tutto. E per me così era, cioè io non,
io potrei ancora continuare a scrivere questo libro, per me potrebbe essere un'enciclopedia del terremoto. Quindi la domanda giusta era non perché hai iniziato, ma perché hai smesso. Esattamente, ma io a caso ho ancora idee. Magari tu vuoi raccontare pure quello allora, dopo. Ho dentro il computer, c'avrò, non lo so, un altro 20 racconti, cioè io ho un materiale mostruoso, c'ho le poesie, c'ho, e come dicevi tu, la partecipazione, c'ho i racconti delle altre persone. Io ho un materiale che non finisce più, ho smesso perché a un certo punto ho detto basta. A un certo punto stavo diventando un tutt'uno con il mio libro e ho smesso quando c'è stato il terremoto di Amatrice. Io sono arrivato a agosto, c'è stato il terremoto di Amatrice e lì ho chiuso. Ho detto ok, basta, da adesso in poi faccio girare il libro, da adesso in poi provo a farlo girare, so come funziona l'editoria, quindi ho pensato ok, lo faccio girare perché magari tra un anno e mezzo, poi sono diventati di più, però sapevo che sarebbe uscito col decennale, dopo 7-8 anni nessuno avrebbe più pubblicato un libro sul terremoto, anche qui. Non è che l'editoria poi è bella e il giornalismo è brutto, le logiche sono sempre le stesse. Un libro, aspetta, il libro lo faccio uscire a 10 anni, come se non potesse uscire un libro sul terremoto indipendentemente dall'anniversario. Un parallelo assurdo, perché a me persone dell'Aquila mi hanno detto tu ancora vai parlando del terremoto, ma come te ne viene? Criticandomi. E io ho risposto come se, non lo so, come se si parlasse dell'olocausto solo a 100 anni dall'olocausto. Certo. Come se Spielberg fosse stato un pazzo a fare un film sull'olocausto. Ma pazzo, perché? Che ne parliamo a fare? Senti, se prima di la partecipazione posso... Sì, racconto, scusa, ho un po' di... Sì. Sono un po' a rilento rispetto a video e audio. Stavi dicendo prima, ho i racconti delle persone, e ci dici proprio bene com'è stata proprio la creazione delle storie? Cioè, come hai lavorato con le persone? Allora, non c'è stato un vero progetto di partecipazione e non sono partito con quell'idea. La mia idea era quella di raccontare un altro terremoto. Cioè, nel mio libro c'è il convitto nazionale, che pochi all'Aquila si ricordano, e non c'è la casa dello studente, che tutti, anche fuori dall'Aquila, si ricordano. Quindi era comunque un altro tipo di narrazione e un altro tipo, cioè mostrare anche l'altro lato, far vedere che c'è tutto il resto. E quindi ho semplicemente ho fatto una cosa compilativa fondamentalmente. Per me il terremoto è fatto di 20, 30, 40, 50 aspetti, perché poi alla fine quelli sono diventati 50, e se non avevo una storia su quell'argomento, l'andavo a cercare, andavo a chiedere in giro, per esempio sulla comunicazione, per esempio sulla ricostruzione, per esempio sulla fase di passaggio del ritorno, i primi ritorni verso la normalità, la costruzione del progetto case, quindi la gestione dell'emergenza. Ti posso chiedere di raccontarci proprio l'esempio, visto che stiamo parlando di comunicazione, proprio l'esempio quello mi aveva veramente colpito molto, anche molto bello, il racconto da una parte gli psicofarmaci e dall'altra la prostituzione di cui si diceva, che era quasi un dupe che come c'era, come si diceva all'Aquila, no? E comunque, ecco, per raccogliere queste storie, dato che è quasi tutto vero, il libro è al 95% vero, anche se poi sono cambiati i nomi, le situazioni, i luoghi, eccetera, ho chiesto direttamente alle persone
chiesto alle persone di farmi raccontare la loro esperienza. E in particolare il racconto di cui stai parlando è una commistione di storie vere e di storie non vere. E gioco proprio su questo fatto qui. È un racconto ambientato nella tendopoli più famosa dell'Aquila, quindi quella di Piazza d'Armi, quella che ospitava 3.000 persone, e a un certo punto uscì fuori la notizia che c'erano delle prostitute, rumene ovviamente, che si prostituivano dentro il campo di Piazza d'Armi. Io nel primo periodo ho fatto il volontario e lavoravo per Arci e Caritas, formarono una rete di associazioni e io giravo per le tendopoli cercando gli stranieri per vedere se poteva servire una mano oltre il mangiare e dormire, insomma. C'era un problema legato ai documenti, a chi li aveva persi, a tutta un'immigrazione sommersa, quindi insomma era venuto tutto a galla e quindi questa cosa a galla andava cercata, perché comunque veniva trascurata dal governo e dalla protezione civile, e quindi andammo a controllare in questo campo che cosa succedeva. E di prostitute ovviamente non c'era minimamente l'ombra, era una diceria che era venuta fuori perché c'era uno scontro tra fazioni all'interno del campo, e quindi quelli che ce l'avevano con i rumeni dicevano che c'erano persone che si prostituivano, e al contempo dallo stesso campo, come appunto dico nel saggio che riprende questa storia, non è venuto fuori che nelle tendopoli c'era e c'è in fase di emergenza una distribuzione, non dico scriteriata, ma diciamo molto frivola, molto leggera, di psicofarmaci. Quella è una notizia vera che non è uscita. E io col racconto provo a giocare sul fatto, cioè ti faccio sembrare tutto vero, delle due, quella che sembra più assurda, che i protagonisti si drogano con le medicine, si sballano con le medicine, insomma, quella che sembra più assurda è quella vera, rispetto alle prostitute che non c'erano invece. Potrebbe essere l'inizio di una formazione per comunicatori, non so, per cittadini anche. È proprio quasi un esempio, devo dire. Magari Alberto te la ruberà per i suoi corsi. Ma guarda, io sono super convinto del fatto che spesso il lavoro del narratore abbia delle potenzialità superiori a quello del giornalista, no? Perché tutto sommato, senza la briglia di questa idea un po' strana che ci abbiamo noi, che dobbiamo rispettare la verità sostanziale dei fatti come se poi la verità esistesse, ma non voglio buttarmi nel discorso filosofico, no? Ma è ovvio che nel momento in cui io racconto una storia c'è il mio filtro, sempre, comunque, per quanto io sia possa essere bravo o meno bravo a rispettare quello che mi viene raccontato, a verificare le fonti, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque c'è il mio filtro, ed è un'altra cosa che i giornalisti fanno fatica ad ammettere spesso, no? Noi non siamo oggettivi, non esiste la neutralità assoluta rispetto ad un fatto. E invece il narratore è libero da questa ossessione qua, e quindi può aiutare tantissimo la comprensione di un evento. E vi voglio leggere così, vi leggo questa cosa e voi me la commentate, che è legato proprio a questo qui, però è preso dal libro di Alessandro, così Alessandro è preparato già perché l'ha scritto lui, quindi non può che essere così, ma è proprio molto legato a questa cosa delle storie di vita, visto che ho una formazione antropologica, ci tengo molto, quindi io praticamente questo evento l'ho creato così per me, non so se agli altri stia piacendo, però diciamo io sono qua per così, faccio le cose perché mi stanno a cuore oggi, facciamo così. Allora, leggo appunto sempre dal libro di Alessandro. È stato possibile vedere sul campo un numero sempre più nutrito di ricercatori, il cui merito, oltre che di aver saputo interpretare e spiegare molti dei fenomeni sociali che hanno interessato i terremotati,
è stato anche in qualche modo quello di dar voce e corpo ai terremotati, portandoli fuori dalla massa indistinta di sventurati. Allora, la mia domanda è quindi, non è tanto una domanda, ma è un commento su anche questo aspetto vado fuori dal campo, qui Alessandro parla dei ricercatori, no? Quindi gli antropologi, i sociologi che sono passati per L'Aquila, ma che poi anche negli altri terremoti, chiaramente sempre più, e per fortuna, dico io sempre per tirare l'acqua al mio mulino, ci sono, e ne abbiamo parlato anche in questi giorni, ci sono stati appunto anche ricercatori, vari sociologi che hanno studiato, stanno continuando a studiare questi temi, ma la domanda invece è sull'uso delle storie di vita o comunque del racconto, del ventaglio delle cose che accadono nelle vite delle persone durante questi fenomeni, per uscire fuori dallo stereotipo dall'etichetta della vittima o appunto dello sventurato, quindi sia dal punto di vista chiaramente di chi ci sta, di chi se la accolla questa etichetta, e anche di chi la dà e di chi invece la vede attraverso i mezzi di informazione o i racconti. Quindi questa è per Alberto, che sicuramente ci dirà come prova invece a uscire da queste cose, in generale su appunto l'uso delle storie di vita, quindi non solo dei dati. Guarda, per me le storie di vita, le storie di persone sono fondamentali, perché soprattutto in un'era come quella che stiamo vivendo, dove c'è una grande passione per il cosiddetto data journalism, no? E dove ci siamo abituati tutti i giorni, perché a differenza del terremoto, che purtroppo è un evento puntuale che fa, ahimè, il grosso delle vittime in quel giorno lì, a quell'ora lì, e poi ha delle conseguenze però che si protraggono nel tempo. La pandemia che stiamo vivendo invece è un evento che si dilata nel tempo, anche dal punto di vista delle vittime, e quindi il giornalismo che fa? Ti fa il grafichetto, ti dà i numeri, e questa roba genera assuefazione. Ci abituiamo al fatto che anche oggi sono morte X persone di quella roba lì. Allora, scusa Alberto se ti interrompo, sì. Se puoi dirci, mi è venuto un flash di una cosa bellissima che avevo letto su Slow News, sì. Delle storie degli anziani. Se sì, certo. Fai, ecco, certo. Magari cogli... Come no, ci arrivo molto volentieri. Sì, sì. Ci dimentichiamo che sono persone. E allora la storia della persona, è qui che dico... il narratore ha più libertà e riesce a fare meglio, perché se noi invece ci ricordiamo che quei numerelli lì sono esseri umani, ok, ma anche come ricercatori lo possiamo fare. Guarda, la stessa cosa che del passo del libro di Alessandro che hai letto, è successa la stessa cosa già nei primissimi giorni di lockdown della prima tornata. C'erano già i primi sondaggi di chi stava facendo ricerca per cercare di capire gli effetti della situazione sulle psicologie, sulle persone, eccetera, eccetera, no? Ed è naturale e forse da un certo punto di vista, se volete, anche necessario, perché se quella ricerca non la fai in quel momento lì, quando la fai? Ok, basta ricordarci che sono esseri umani. E quindi, per esempio, nell'esempio che hai citato tu, io che cosa ho fatto su Slow News? Quando è uscita quell'idea un po' folle, no? Perché poi... io la chiamo così, non c'è altro modo per chiamarla. Poi ci abituiamo a questa cosa, si guarda la realtà come se ci fossero dei numeri, ci sembrano delle cose ragionevoli, no? E allora arriva uno e dice: chiudiamo in casa e isoliamo tutti gli over 70. L'altro fa: no, ma perché sono gli over 70? Famo gli over 65. E da lì non hai mai un limite, no? Perché, cioè, ognuno potrebbe dire la sua. C'era un film di fantascienza che si chiamava Logan's Run, dove a 30 anni dovevi morire. Quindi lì l'asticella era stabilita ai 30 anni, no? E cosa ho fatto allora? Ho preso tutta una serie di dati di posti dove questa idea dell'isolamento selettivo dell'anziano era stata testata o addirittura messa in pratica, o addirittura posti dove hanno fatto altri tipi di isolamento selettivo, tipo ci sono state le nazioni dove è stato fatto l'isolamento selettivo delle donne incinte.
ci sono state le nazioni dove è stato fatto l'isolamento selettivo di donne incinte, anziani e bambini sotto una certa età, e poi anche lì sotto quale, boh, chi lo sa. Ho messo insieme tutti questi dati, ho fatto vedere che poi le varie raccomandazioni dicevano occhio, perché se tu escludi fasce di persone usando il criterio anagrafico, come al solito che fai? Danneggi quelli che hanno di meno, no? È sempre così quello che succede, ecco. E poi mi sono fatto raccontare da lettrici e lettori di Slow News storie di anziani. Anziani che durante l'emergenza, o che già prima dell'emergenza magari erano punto di riferimento per la loro comunità, perché c'era, che ne so, l'anziano quello che era l'aggiusta tutto, l'anziano quello che si occupa di altri anziani per aiutarli. La donna, ho raccontato la storia della donna anziana che è stata messa dalla famiglia nell'RSA poco prima dell'emergenza e poi si è ritrovata con il sondino e la famiglia ha dovuto approvare il sondino con una chiamata a distanza. E queste cose qui rendono umano il racconto giornalistico e ci fanno passare dal numero nudo, che vuol dire tutto e niente perché ciascuno lo può usare come gli pare, alla realtà delle cose. L'altro giorno, e chiudo, una ricercatrice con cui sto parlando per fare un progettino per parlare di Covid sul lungo periodo, perché appunto io sono dell'idea che le cose vadano fatte come Alessandro ha fatto il suo libro e si debba parlare delle cose anche dopo tanto tempo, mi diceva: una volta che due pazienti entrano nel medesimo ospedale con la medesima malattia, quelli fanno un numerello sul tuo grafico o sulla tua tabella Excel o quello che vuoi, ma sono due persone diverse e i loro due casi difficilmente saranno comparabili per questioni anagrafiche, per questioni economiche, sociali, culturali, di malattie pregresse, eccetera, eccetera. E quindi io sono proprio convinto che quel tipo di racconto lì ci faccia ritornare un po' più umani. Bene. Allora, io non so se Alessandro vuole rispondere, forse io devo... perché hai... Dimmi. Ecco, io devo fare il discorso opposto a quello di Alberto, però partendo dallo stesso assunto, cioè la narrativa o il racconto non basta, non è una cosa che è sufficiente a capire un fenomeno. Il racconto ti aiuta a provare empatia verso quel fenomeno, a porti di animo favorevole alla comprensione. Ma per arrivare alla comprensione c'è bisogno del sapere. Il passo che tu hai letto rivela semplicemente quello di cui ha appena parlato Alberto e quello che era l'intento del mio libro. Cioè non solo raccontare, ma anche far passare un'esperienza, far passare un sapere. Quindi la seconda parte del libro, di cui hai citato, aveva lo stesso scopo di quello che sta parlando Alberto, che insieme all'informazione, un'informazione di carattere più approfondito e meno appunto scioccante, posso dire così, unisce la narrativa. Non si può usare la parola, Alberto l'ha bannata. Non si può usare, l'ha usata apposta appunto. E quindi insieme alla narrazione spiccia ho provato a far passare anche un sapere. E che tipo di sapere? E ritorniamo agli esperti di cui parlavi e chiudo il cerchio. Che tipo di sapere? Un tipo di sapere che possa essere il più possibile ponte. E questa credo che sia la stessa funzione che può avere uno scrittore quanto un giornalista, che non è un ricercatore, che non è uno studioso, che non è uno dei massimi esperti su un determinato argomento, ma può creare un ponte che avvicini la comprensione del fenomeno alla persona comune, al lettore comune, alla persona della strada. Quello è il lavoro fondamentale, creare un ponte. Altrimenti anche raccontarla una storia, anche raccontare il Covid, il terremoto, eccetera, Non serve a nulla. È quello che, se posso poi tornare ai giorni nostri, è quello che sta mancando oggi. Noi diamo numeri, informazioni, ognuno la propria opinione, però sta mancando un sapere ponte. Adesso non ricordo il nome della dottoressa, però
questo tipo di lavoro io lo vedo per esempio nel lavoro di Floris con la dottoressa che non ricordo, che cerca di spiegare con calma, fa parlare un'ora, cose che non si sono mai viste. Quello è un tipo di ragionamento che per esempio è funzionale. Ti spiego, ti creo un ponte tra chi magari ne sa più di noi e noi che non ne sappiamo niente. Sì, aggiungo che appunto in questo triangolo da narrazione a comunicazione, facendo le veci in questo caso del terzo settore, mi viene da dire che l'avvicinarsi alle storie serve anche per gli interventi in realtà, perché appunto è proprio lì che scopriamo che le soluzioni, come dire, ampie e uguali per tutti, poi non sono necessariamente, non possono andare bene, perché l'anziano over 75 che è il volontario nella sua comunità super attivo non ha necessariamente gli stessi problemi, le stesse necessità, eccetera eccetera, di un anziano che è già solo, che ha bisogno invece di contatti, questo per fare un esempio molto banale, quindi che un po' avvicinarsi alle comunità, che era un'altra parola che secondo me vi accomunava molto nel lavoro di Alberto con Slow News e nel libro di Alessandro, era proprio una parola che spuntava fuori, così più spiccava più delle altre, e forse un po', insomma, ecco, il cerchio che si chiude tra noi tre presenti qui, diciamo, come rappresentanti in questo momento di tre categorie, e potrebbero esserci molte altre persone a parte noi. Io volevo, visto che siamo arrivati quasi alle conclusioni, tra 10 minuti mi dicono qui dalla regia che parte il documentario di Alberto, quindi volevo smettere di parlare io e dedicare 5 minuti ciascuno, anche meno, quelli che volete, e Alberto usa anche uno di questi 5 minuti per presentarsi da solo il documentario, visto che ci sei tu, mi levi questo compito a me, grazie, così fai tutto da solo. E invece volevo chiedervi cosa leggete, e cioè, visto che stiamo parlando di comunicazione e informazione, cioè voi, tipo, se domani c'è un'altra emergenza, a parte questa da cui vogliamo uscire a breve, o anche adesso, no? Che cos'è? Dov'è che andate, a parte produrle, per esempio, Alberto, le informazioni, ma dov'è che vai a cercarti le cose? Cosa leggi? E wow. Poi così chiedervi, sì, e chiedere questa cosa un po' a tutti e due, diciamo, anche possono essere anche, cioè, un profilo Twitter, non lo so, io ho i miei di riferimento, cioè anche pagine Facebook, ma appunto proprio in maniera molto libera. E l'altra cosa è così farmi un po' gli affari vostri e sapere su cosa state lavorando, chiaramente non voglio sapere cosa mangiate stasera, ma le cose su cui state lavorando, se c'è qualcosa di connesso ai temi di cui stiamo parlando, un po' Alberto ce l'ha raccontato, e così, ho parlato anche troppo, lascio a voi la parola. Comincio io? Sì. Ok. Allora, adesso metto il cronometro e mi prende esattamente i 5 minuti, così non sforo. Dunque, partiamo dalla fine. Su cosa sto lavorando? Allora, stiamo lavorando in Slow News su un progetto speciale, oltre all'ordinarietà e alla quotidianità di Slow News, che per lo più è basata sul far conoscere il nostro brand e cercare di portare a bordo più persone possibili all'interno della nostra comunità per renderci sostenibili. Stiamo lavorando su un progetto speciale che si chiama Il Mondo Nuovo, che ha vinto un bando europeo dell'European Journalist Center, un fondo speciale per l'emergenza Covid, e l'idea di fondo di questo progetto, magari lascio qui nei commenti il link, se volete metterlo poi dentro alle varie pagine della televisione. Ok. L'idea di fondo qual è? Il fatto è che è molto legato agli argomenti di cui stiamo parlando, ovviamente. L'emergenza Covid ha in qualche modo accelerato tutta una serie di cose che, se ci avevamo pensato un po', sapevamo già che non funzionavano. Ha accelerato un sacco di crisi. Si è portata appresso anche dei salti tecnologici, per esempio, pazzeschi. Noi oggi possiamo fare questo evento
anche se sarebbe stato più bello incontrarvi di persona, però sono contento, per esempio, che voi abbiate scelto di fare ugualmente questo evento, perché sarebbe stato un peccato rinunciarci, visto che la tecnologia ci consente di farlo. E quindi in questa sezione che si chiama Il Mondo Nuovo, l'idea di fondo qual è? Cercare storie che non sono state raccontate rispetto alla pandemia, quindi abbiamo una storia tra l'altro scritta da un giornalista aquilano che si chiama Mattia Fonzi, che parla di un paesino che si chiama Campotosto, dal terremoto alla pandemia. Abbiamo raccontato una storia del Ramadan durante il Covid, una storia di una pastora francese, una ragazza molto giovane che ha scelto di allevare capre e che durante l'emergenza Covid ha dovuto buttare il latte. Abbiamo cercato di raccontare storie di pendolari e di come sta cambiando il pendolarismo con questa emergenza. Una storia bellissima su Roma e la fauna romana, quindi il cambiamento ambientale, la crisi climatica e la sostenibilità raccontata attraverso le piante di Roma. Una storia che si chiama Macedonia Piemontese, che parla di integrazione. Non ti voglio censurare, Alberto, ma mi hanno dato questa notizia che poi il video, il tuo documentario parte in automatico alle 19:30. Perfetto, spero 18:30. Scusate, io ho un altro fuso orario sul mio computer, non mi chiedete perché, ma finisco. Queste anche queste cose succedono. Finisco. Quindi insomma, niente, questa cosa qua, si chiama Il Mondo Nuovo perché l'idea è traghettiamoci verso un mondo nuovo. Cosa leggo? Alberto, leggo pochissimo. Certo, facciamo sì? Così, finisci con la lettura, poi mi passi la parola a me, io dico due cose, saluto. Perfetto. E tu il documentario. Esatto. Perfetto. E io prima presento, allora ora, così ti interrompo subito, vi dico che dopo il tuo documentario ci sarà anche lo spettacolo sempre in streaming Terremotus Motus Anime di e con Marianna Stella della produzione Centro Universitario Teatrale di Perugia, che sarà introdotto da Benedetta La Penna e inizia alle 19:45. Basta, non parlo più. Fantastico. E io tanto sulla lettura sono velocissimo, leggo pochissimo, tutti i fine settimana leggo Internazionale e cerco di informarmi sulle emergenze, in particolare solo ed esclusivamente sulle fonti ufficiali. Ho smesso categoricamente di leggere le interpretazioni che offrono gli altri. Questa è la mia dieta informativa in questo momento. Ok. Io ti posso dire che riguardo alla lettura, le informazioni, eccetera, il mio modo per informarmi è l'attesa. Io leggo i giornali, leggo le varie testate famose, eccetera, eccetera, però poi aspetto. So che mi fermo e su qualsiasi evento, che sia un'emergenza, che sia una lunga emergenza, aspetto che passi tempo e che le informazioni utili si sedimentino e io poi a quelle miro. Sul momento mi interessa poco, cioè io prendo il fatto, ok, attentato, basta. E invece sui progetti pochissimi, perché la mia scrittura è ferma e devo lavorare, devo crearmi un nuovo lavoro, quindi sto lavorando in questo momento, sto, come ti ho detto, in questa casa del Settecento, nell'entroterra marchigiano, a fare questo nuovo lavoro, e quindi purtroppo la scrittura, che non può essere il lavoro principale, in questo momento è messa da parte. Quindi sei più sociologo adesso? In questo momento sto facendo più il sociologo, sì, e la scrittura c'è sempre, e continuo a coltivarla, continuo a fare piccoli progetti, magari se riesco a scrivere piccole cose le faccio, un libro ci vorrà un pochino più di tempo, e comunque grazie per l'invito. Prego, spero che faremo, ecco, magari al prossimo progetto vi invito dall'inizio a lavorare con noi, così mettiamo a sistema tutte queste buone cose che ci stiamo dicendo, invece di dirle alla fine le facciamo all'inizio. Vai Alberto, io saluto tutti, ho già annunciato la cosa di prima, hai 2 minuti per presentare il tuo documentario, che bello che lo fai tu. E poi lo presento e a un certo punto stiamo zitti tutti e aspettiamo che faccia. E pratichiamo l'attesa di cui ci ha detto Alessandro, vediamo che succede. Esatto. Allora, Comando e Controllo è un documentario che nasce dopo un periodo passato
a fare un lavoro di documentazione sul campo che era più diaristico, quindi io ero, mi sono trasferito per un po' all'Aquila e ho fatto un altro lavoro che tra l'altro si trova visibile gratuitamente su YouTube e si chiama Yes We Camp. E, mentre facevo la documentazione giornalistica raccoglievo, diciamo a modi di diario, raccoglievo delle informazioni e una visione su come si possa gestire uno stato d'emergenza e su quali siano i rischi dello stato d'emergenza e di abuso dello stato d'emergenza. E niente, da quell'esperienza lì è nato questo film che, a mio modo di vedere, ha una caratteristica in particolare, che rivederlo oggi, mi è capitato di rivederlo di recente, era proprio tanto che non lo vedevo, ti fa vedere che fondamentalmente quei discorsi, a parte una frase che c'è sul finale, non sono invecchiati. Non sono invecchiati, e ovviamente non spoilerò qual è la frase finale che fa capire che il film è vecchio, ma non sono invecchiati perché... Dici qual è la frase? No, non assolutamente no. Così ve lo vedete fino alla fine. E credo che sia un ottimo anticorpo contro l'abuso dello stato d'emergenza, sul quale bisogna sempre tenere gli occhi aperti, ovviamente. Io confermo. Io pure confermo perché l'ho visto, però per chi non l'ha visto. No, e sottolineo che c'è un discorso che Alberto colse, che dall'Aquila è nato questo tipo di comunicazione aggressivo. E lui lo colse e ne ha parlato puntualmente. Già, nasce proprio da lì. È proprio il motivo esatto per cui io vi ho invitato qui, quindi diciamo che abbiamo chiuso il cerchio con questa cosa di cui siamo stati partecipi e che ci ha portato ognuno a modo suo a fare un po' di scelte, ecco. Diciamo così, possiamo concludere così. Io penso che sta partendo ora, chissà, dalla regia qui, non so, ma forse sì. Intanto però non so se stiamo parlando da soli, comunque vi volevo ringraziare. Moltissimo, spero insomma di vedervi anche dal vivo prima o poi e nulla, grazie di aver partecipato, di aver chiacchierato, un saluto a tutti. Eccolo, grazie mille. Eccolo. Ciao. Bene, ciao, grazie. Va ora in onda Miracolo Aquilano. Da 4 mesi all'Aquila si avvertono scosse di terremoto, ma la Commissione Grandi Rischi, riunita ieri, 31 marzo 2009, lancia un messaggio rassicurante agli aquilani. Non c'è nessuna emergenza, non c'è motivo di avere paura. Il terremoto ha causato 308 morti, 1600 feriti, decine di migliaia di sfollati. Il premier Silvio Berlusconi rassicura ancora gli aquilani, tutti in vacanza a spese dello Stato, e poi dalle tende alle case. L'eccezionale intervento della Protezione Civile ha già risolto la prima emergenza. I volontari, sotto le direttive ferme ma giuste di Guido Bertolaso, si occupano degli sfollati, li sfamano, li curano, li fanno divertire. Presto verranno costruite nuove case per tutti. Ecco il G8. I grandi del mondo vedono con i loro occhi l'enorme lavoro fatto all'Aquila e prendono impegni. La città rinascerà presto. Ci sono ancora forti disagi, ma c'è stato il più grande terremoto degli ultimi 100 anni e nessuno ha la bacchetta magica. Le case sono state consegnate ai terremotati. C'è molto da fare, ma tutti hanno un tetto sulla testa prima dell'inverno. Si può ripartire. Guido Bertolaso, soddisfatto dal grande lavoro svolto, annuncia che andrà in pensione e si dedicherà a fare del bene in Africa. Le proteste di poche decine di persone strumentalizzate dall'opposizione sono state messe a tacere dai fatti. Guido Bertolaso si merita la cittadinanza onoraria dell'Aquila e il premier, nonostante la brutale aggressione subita a Milano, diffonde messaggi di pace e amore e chiede a Bertolaso di rimanere un altro anno alla guida della Protezione Civile. Mai,
Nella storia di un terremoto in Italia è stato fatto così tanto. La realtà è un'altra cosa. Non è quello che fanno vedere alla televisione. E com'è? È diversa. Completamente l'opposto di quello che fanno vedere. Sono stanco di gente che viene a fotografare il terremotato sfollato. Io personalmente mi sono stancato di far parte di un enorme set televisivo. Un'informazione drogata, un'informazione dopata, che fa passare soltanto quello che si vuole fare passare. C'è una bolla di cristallo che ci chiude qui dentro e che non fa uscire nessuna delle notizie, della verità che c'è qui dentro. Il messaggio mediatico fatto da Berlusconi attraverso le televisioni ha convinto l'Italia che noi stiamo a posto, gli aquilani stanno a posto. L'Aquila ormai hanno fatto in modo che fosse esclusa dai canali mediatici, se non per quello che del terremoto è recepibile come spettacolo. Informazione. Oggi qualsiasi quotidiano che aprite è un po' il minkulpop, no? Le prime 4-5 pagine sono dedicate a Bertolaso, ai quesiti di Bertolaso, a quello che farà Bertolaso, a quello che promette Bertolaso, perché non è riuscito a mantenere questo. Oggi ho controllato tutti i giornali, L'Aquila era in terza pagina su Europa, due colonne, e sulla prima pagina dell'Unità Spettacoli, muti all'Aquila, punto. Questa era L'Aquila con quello che sta succedendo a Piazza d'Armi. Questo che cazzo vuol dire? Ma che risotto! Chiudere le tendopoli soltanto per un'operazione di facciata, per poi metterci dentro gli alberghi o in case di fortuna. Tante persone sono andate a dormire nei garage, tante dormono in macchina. Cioè non è che la situazione è tranquilla o si è normalizzata, anzi è peggiorata. Non ce la faccio proprio più. Sto proprio a scoppiare. Noi vogliamo la casa perché qua fa freddo. Sono vivo e sono qui. Scopriamo che è stato tutto scritto, che è stato tutto pensato e ragionato in questo manuale della Protezione Civile per la gestione delle emergenze, che scomoda addirittura l'imperatore Augusto e scomoda Schopenhauer in quella mirabile opera dell'arte di avere ragione. È una teoria incredibilmente organizzata che in questa città ha trovato finalmente applicazione. La popolazione è comunque sempre coinvolta nelle situazioni di crisi, sia emotivamente, sia fisicamente. Se la sua controparte istituzionale sarà sufficientemente autorevole e determinata, la maggior parte dei cittadini sarà disponibile ad abdicare alle proprie autonomie decisionali, a sottoporsi a privazioni e limitazioni, a ubbidire alle direttive impartite. Un chiaro piano di comunicazione permetterà una più agevole accettazione delle misure adottate. Non solo, qualora il precipitare degli eventi lo rendesse necessario, sarà più facile imporre una disciplina più ferrea e chiedere sacrifici più duri. L'Italia non sa come siamo messi. Non lo sa come siamo, non lo sanno. Il problema è come cerchiamo di far capire fuori di qui quello che sta succedendo. Pare che io debba fare semplicemente controinformazione con le mail alle mie amiche di Milano, di Cagliari, di Roma, di Napoli, che rimangono allibite quando io mando una foto, quando io racconto come sto. È sconcertante ed è insopportabile che si continua a dire che qui all'Aquila va tutto bene, che il centro per esempio è stato riaperto. Questa zona è tutta stata riaperta ai visitatori e agli abitanti dell'Aquila, che possono quindi percorrere praticamente ormai il centro storico da una parte all'altra, partendo dalla villa, attraversando il centro, vedendo Piazza del Duomo, San Bernardino e arrivando qui dietro c'è il Forte Spagnolo. Ha riaperto una cantina
un bar e un ottico. L'Aquila è morta attualmente, che ne dicano certi canali televisivi, che ne dica certa stampa. Volevo fare una domanda a voi, io a voi. A voi cosa pensate che sia l'Aquila adesso? Bravo, voi giornalisti. Io ho avuto la sensazione da operatore dei media e della televisione per la quale lavoro, che è il TG2, di far parte di un grande spettacolo, di un grande reality show, forse il più grande reality show che abbia mai visto. Venite a vedere come sta la città, perché sennò non è, sta passando un'immagine dello show. Rivera, Santilli, Sciomenta. Siamo in un posto che obiettivamente rappresenta quello che è la nostra città. A me non competono giudizi di carattere politico, io mi limiterò a dirigere come al solito i lavori dell'assemblea, perché questo è un normale consiglio comunale di una città terremotata. Anche un servizio del TG5 parla dell'Aquila oggi. Si concentra per lo più sulla riapertura di alcune attività del centro storico. Il servizio viene annunciato così in studio. Andiamo all'Aquila, che festeggia oggi un giorno importante perché riaprono infatti molti negozi del centro storico e simbolicamente, per festeggiare proprio questa giornata, oggi il Consiglio Comunale si è tenuto all'aperto. Ma le motivazioni di questa inaudita convocazione del Consiglio sono ben altre. È bene che il mondo sappia come ci troviamo, le condizioni nelle quali viviamo, le difficoltà immani della ricostruzione. La grande difficoltà che tutti noi stiamo trovando è quella di cercare di spiegare realmente all'Italia e al mondo che questa città, dopo questa esposizione mediatica allucinante della quale è stato oggetto il G8, il Santo Padre, ma veramente siamo stati al centro del mondo. E oggi questa è una città fantasma. Basta girare la sera e si vede. Non è tutto a posto, come vorrebbe il messaggio inviato all'Italia e al mondo da questo governo. Istituzioni locali, sindacati, categorie, attività produttive, associazioni datoriali e professionali, liberi cittadini della provincia dell'Aquila, riuniti in assemblea unitaria, chiedono che sia fatta un'operazione verità sulle reali condizioni di questi territori, al netto della convenienza mediatica, anche per rispetto dei nostri morti. L'operazione verità è necessaria. Ed è necessario anche capire perché all'Aquila sia stata operata una ricostruzione mediatica. Per capirlo occorre mettere insieme una serie di indizi. State tranquilli. I terremoti. Previsione. Terremoto. Ottimismo. Prevenzione. Tranquilla. Catastrofi. Incoscienza. Violenza. Panico. Previsione. Prevenzione. Catastrofi. Indifferenza. Terremoto. Previsione. Terremoto. Prevenzione. Terremoto. Non si possono prevedere. State tranquilli. Primo indizio, la Commissione Grandi Rischi e le rassicurazioni alla popolazione. È possibile evitare che le case vengano giù, poi c'è il problema di soccorrere chi è rimasto sotto se per caso la casa crolla, ma l'ideale sarebbe ottenere che la casa non crollasse. Allora, la Commissione Grandi Rischi si è riunita il 31 marzo del 2009, quindi una settimana prima del terremoto, perché c'era stata una scossa abbastanza forte di magnitudo 4 il giorno prima. E quello che si è detto, innanzitutto, si è ribadito, è il fatto ben noto che l'Abruzzo era per noi ufficialmente considerato una zona ad alta pericolosità sismica ed era anche noto che molti edifici pubblici, da un censimento fatto nel 99, non erano in grado di resistere alle scosse. La Protezione Civile nasce come una struttura complessa con compiti di coordinamento generale delle forze, al quale si aggiungono due compiti fondamentali che prima non venivano neanche presi in considerazione dalle leggi precedenti.
La previsione è la prevenzione. Il 31 marzo la Commissione Grandi Rischi, che si riunì qua dopo un'ora neanche di lavori, ebbe a dire che i terremoti non si possono prevedere e che quindi la città doveva comunque rimanere tranquilla. Quindi in qualche modo fu previsto quello che io chiamo un non terremoto. L'allarme noi non lo diamo, l'allarme può essere dato solo da chi ha il potere politico di farlo. Noi informiamo in tempi rapidissimi, cioè entro 2 minuti, informiamo la Protezione Civile che c'è stata una scossa in quel posto con quella certa magnitudo e quindi la Protezione Civile, sulla base di questa informazione, è in grado di decidere se intervenire o meno. Ovviamente se è una scossa piccola non fa niente, se è un po' più forte fa dei controlli e via dicendo. Ci avevano detto state tranquilli, non c'è problema. Forse avremmo preferito essere gettati un pochino nel panico ed essere più pronti quella notte, quando dopo la scossa delle 3.32 nessuno di noi sapeva dove andare perché non era stato preparato nessun punto di incontro, nessun punto di riferimento dove trovare quantomeno acqua, riparo e informazione su quello che bisognava fare. Io la notte del terremoto stavo in ospedale, non c'era nemmeno il piano di evacuazione previsto da chi lo doveva prevedere. Nemmeno un piano di evacuazione, non ci avevano dato al pronto soccorso nemmeno l'acqua per poter eventualmente ritratare i feriti, perché la prima cosa è quella, l'acqua. Dopo 4 mesi di scosse, questo la Protezione Civile non l'ha fatto, che era il suo mestiere, doveva prevedere un piano attorno alla città di evacuazione serio da fare in pochissimo tempo, punti di raccolta, luoghi, niente, non è stato previsto nulla. Quasi una sorte che c'era stata predeterminata e che nessuno ha voluto, voglio dire, bloccare. Come in una sorta di violenza assoluta, mi ha spinto a fare una denuncia, ed è una denuncia contro, diciamo, tra virgolette, contro quelli della Protezione Civile. Io facevo parte della stragrande maggioranza, per non dire dell'unanimità, degli aquilani, che il gran numero di scosse che si sono avute dal dicembre fino al 6 aprile hanno nettamente sottovalutato. Lo devo fare per i miei concittadini, cioè tutti coloro che sono stati veramente, lo dico in maniera serena, sono stati uccisi da una imprudenza, da una negligenza. Se questa è incoscienza o soverchio ottimismo o indifferenza o leggerezza, come vogliamo chiamarla, da parte dei qualsiasi cittadini, cominciando, ripeto per l'ennesima volta, da me, e questo diventa gravissima responsabilità da parte della scienza e da parte delle istituzioni incaricate specificamente di questo controllo. Tant'è vero che io ho fatto acquisire, ed è agli atti della Procura della Repubblica, un video nel quale alla interlocutrice che chiedeva sotto la data del 31 marzo del 1 aprile, chiedeva al dottor De Berardinis, vice capo della Protezione Civile, che cosa dobbiamo dire agli aquilani stante il perdurare di questa situazione che era drammatica ed era sotto gli occhi di tutti, perché anche i sismologi successivamente lo hanno detto tutti. Ebbene, il De Berardinis rispondeva queste testuali parole: dite agli aquilani di stare tranquilli e bevessero un buon calice di Montepulciano. Che non si sia provveduto e che la città sia arrivata completamente disarmata al sisma del 6 aprile, questo è indubbio. Qui veramente è stata lasciata una popolazione sola a se stessa. Io credo che sia la prima responsabilità su cui si dovrà indagare. Se tu, Protezione Civile, non sei in grado di prevedere situazioni sismiche come quelle che si sono verificate, beh, allora tu avevi il dovere morale, ancor prima che giuridico, di non dover dire alla popolazione aquilana state tranquilli. Il commissario Bertolaso ha una specifica domanda rivolta gli da Giustino Paris, se egli appunto non si pone il quesito delle responsabilità precedenti, cioè, e Bertolaso ha detto che ci pensa 24 ore su 24, queste sono state le sue parole testuali, e che darà una risposta in merito il 31 dicembre, cioè quando formalmente lascerà l'incarico che ricopre attualmente. Bertolaso non lascia l'incarico fino al
al 31 gennaio 2010 e non dà risposte. Anzi, gli viene promesso un ministero in premio per il grande lavoro svolto all'Aquila. Protezione civile, grandi eventi, società per azioni, mondiali di moto, meeting di comunione e liberazione Rimini, S.P.A., piano carcere, dogma emergenziale, Wilton Capri, grandi eventi, G8, funerali del Papa, discariche, inceneritori, gli appalti, la macerie, scariche, rischio mafia, gestione di rifiuti, inceneritori, grandi eventi, i grandi eventi. Secondo indizio, la protezione civile nasce, cresce, si evolve. Il Dipartimento della Protezione Civile non è la protezione civile italiana, ma è soltanto una delle componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile. La protezione civile nasce sulla base di due grandi esperienze, quella del terremoto del Friuli nel 76 e quello del 1980 che ha colpito la Campania e la Basilicata. Allora non esisteva un'organizzazione della protezione civile, perché nel 1925 la prima legge di protezione civile collocava la protezione civile al Ministero dei Lavori Pubblici. Nel 1970 la protezione civile viene per un breve periodo portata al Ministero dell'Interno, perché il Ministero dell'Interno aveva ormai una rete di comunicazioni, di informazioni sul territorio, la rete delle telecomunicazioni che servivano anche l'attività di pubblica sicurezza, per cui il sistema di allarme poteva essere più efficiente, e in più al Ministero dell'Interno faceva capo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è una struttura permanente di protezione civile che è fondamentale nelle operazioni di emergenza. Però qual era il limite di tutta questa, di queste scelte? Che muoveva soltanto le forze di polizia e i pompieri, ma uno strumento di coordinamento generale capace di utilizzare dalle forze armate al volontariato, ai vigili del fuoco, a tutte le componenti complesse della protezione civile, a tutte le amministrazioni dello Stato, non c'era. Al punto che nel 76 il governo nominò un commissario, cioè un'autorità del governo che coordinasse tutte le forze che dovevano intervenire. Questa scelta veniva fatta a evento avvenuto, ma dopo parecchie ore. Dopo il terremoto della Campania e Basilicata, finalmente la nostra proposta di dar vita a una nuova organizzazione della protezione civile trova nel Parlamento e nel Governo una particolare attenzione. Il Governo nomina un ministro per il coordinamento della protezione civile con il compito di organizzare in modo permanente questa macchina. Dove deve essere questa organizzazione permanente? Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito proprio di coordinare tutte le amministrazioni dello Stato. Nasce quindi, dopo i due terremoti, con l'iniziativa del Ministro del Coordinamento, il famoso Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Sicuramente dopo tante parole in Abruzzo si è ritornati indietro, in contrasto con quello che noi nei corsi impariamo e spieghiamo. Quando parliamo di protezione civile con le ultime leggi si parlava di principio di sussidiarietà, che è stata la svolta importantissima del sistema protezione civile, che ci ha portati dai sistemi prefettizi, dove era lo Stato sul posto con il prefetto e tutti a seguire quello che diceva il prefetto, al principio della sussidiarietà, dove le gestioni dell'emergenza viene affidata in primis al sindaco e poi agli enti locali. Tutti gli organismi più in alto nella gerarchia del nostro Stato, in maniera sussidiaria, danno una mano. Stranamente, in questo tipo di intervento, la piramide si è ribaltata. È la giusta conclusione di una politica che da 8 anni viene perseguita dalla classe dirigente del Dipartimento, che praticamente ha sconnesso il Dipartimento dal Sistema Nazionale di Protezione Civile, lo ha sconnesso dal territorio, ha fatto della deroga dell'ordinamento la sua prassi quotidiana, è ritornato a un modello di gestione dell'emergenza pre-Irpinia di tipo verticistico, che si basa sul principio della sostituzione anziché su quello della sussidiarietà. Abbiamo calcolato che sono oltre 600 le ordinanze di protezione civile varate dal 2001 a oggi. Se tutto questo corpus legislativo parallelo precipita nell'ordinamento giuridico, noi non siamo all'istituzionalizzazione dello stato di eccezione. Soprattutto con questo meccanismo ci si assicura la gestione diretta degli appalti per la ricostruzione.
derogare agli appalti, derogare alle normative, vuol dire aprire anche lo spazio al lavoro nero, a non controllo, vigilanza, prevenzione sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Vuol dire aprire anche la possibilità di infiltrazioni. Qua all'inizio c'era un cartello, prima di questo. C'era il nome della capogruppo con tutte le 5 ditte mandatarie. C'erano anche delle ditte in società con personaggi arrestati per i primi riciclaggi capitali mafiosi qua in Abruzzo. Il 1 marzo 2010 i servizi segreti relazionano in Parlamento sulla presenza della criminalità organizzata nelle grandi opere. Sono significative le acquisizioni di intelligence relative all'attenzione delle cosche verso i grandi progetti riqualificativi e costruttivi in ambito nazionale. Per esempio, la ricostruzione in Abruzzo, che viene utilizzata per mostrare all'Italia e al mondo l'efficienza della protezione civile. Con una logica che passa per efficientismo, in realtà altro non è che una logica non democratica. Noi abbiamo una realtà, è stato già detto, dentro la protezione civile, che non si riconosce. Fare il volontario di protezione civile non ce l'ha ordinato il medico. E chi non è d'accordo con questa felice macchina, con queste scelte, è emarginato, è messo da parte. La maggioranza di noi fa il volontario perché ritiene di essere utile. Se ci accorgeremo che questa utilità viene drogata da correnti più o meno politiche o più o meno di interesse, che non è quello semplicemente di aiutare qualcuno, chiudiamo. A Bertolaso, l'aspetto che più importa al governo è quella di andare a gestire i grandi eventi. No, ecco, se vogliamo dire, questo però non è protezione civile, è una competenza che è stata attaccata alla protezione civile, che non c'entra niente con la protezione civile. Anzi, la mia preoccupazione è che rischiano di distrarre la macchina organizzativa della protezione civile su eventi che possono rientrare benissimo nell'attività ordinaria, perché non c'è dubbio che se devo fare dei campionati del mondo lo so già prima, non è che lo so 5 minuti prima che devo organizzare i campionati del mondo o devo organizzare il G8. E noi abbiamo cominciato ad abituarci in questi anni a questa modalità dei grandi eventi, che ha alcune caratteristiche: derogabilità delle leggi, non sottoposizione ai controlli, e poi dovete spulciarvi tutti i giorni la Gazzetta Ufficiale per vedere se c'è qualche nuova ordinanza. È un concentrato di potere assoluto, perché è sciolto da ogni controllo, di tipo legale e di tipo democratico. Questi signori sono venuti ad aiutarci, va bene, lo accettiamo, ne avevamo bisogno. Quindi sono arrivati nell'emergenza. Nell'emergenza sono arrivati, hanno montato le tende, ci hanno dato un pasto caldo e va bene. Con una logica di tipo militare. Ora, dire se sono stati gli enti locali ad essere assenti e gioco forza, la sussidiarietà è diventata in maniera estrema prendere in mano la situazione perché al di sotto non c'era niente, oppure se è stato proprio un volere preciso, politico, di militarizzare completamente il territorio con funzionari, dipendenti del Dipartimento di Protezione Civile, non so quale delle due situazioni. Realmente però questo è quello che è avvenuto. Si è instaurata questa, la DICOMA, che è il massimo organismo di gestione e di controllo da parte del Dipartimento di Protezione Civile, cioè del governo, e in maniera gerarchica ha coordinato tutti gli interventi. Da quello che risulta a noi, in realtà era un gioco di simulazione, cioè la vecchia protezione civile alla fine degli anni 90 ipotizza
degli scenari di crisi, quindi un terremoto all'Aquila Vezzano, un'eruzione del Vesuvio. Sulla Sicilia orientale si pensa, si ipotizza un terremoto talmente forte che gli devasta anche il porto e anche l'aeroporto di Fontana Rossa, e per quello scenario ipotizzano appunto la Decomac, che è una sorta di quartier generale avanzato direttamente sulla linea del fronte. Qua stranamente la applicano all'Aquila, dove l'autostrada era funzionante, stiamo a 100 km da Roma, un'ora di macchina, poteva gestire tranquillamente tutto quanto il Dipartimento Centrale, con meno costi, non solo. Ma la Decomac non è nemmeno normata, quindi io non so quale legge l'ha istituita, con quale regole, con quali poteri. Eppure la Decomac c'è un'altra funzione, di fatto è l'elemento di raccordo anche con gli enti locali e anche con la prefettura. La cosa poi si aggrava quando la prefettura deve fare, cioè avendo il coordinamento delle forze dell'ordine, deve fare anche i controlli, no? Sulla criminalità organizzata, ma anche sugli appalti. Appalti dati dalla Protezione Civile. E questa organizzazione che è Protezione Civile, che è sconvolgente, è veramente sconvolgente. Io a volte mi trovo a pensare, dico io, prima di questo terremoto mi dicevano Protezione Civile, ma sì, vabbè, il fatto della spazzatura a Napoli ce l'avevo ben presente, però non riuscivo a capire. Ma dico, ma chi sono, ma che fanno Protezione Civile? Sì, i volontari, quelli che vanno. Ora invece, insomma, l'ho capito bene che cosa ci sta dietro. Mi dispiace che siamo in pochi ancora ad aver capito. Alla costa. Le tende. Privacy. Sulla costa. La costa. Alla costa. Stress. Sulla costa. Emergenza. Costa. 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 Nelle tende. Sotto alle tende. Nel territorio. Sgobbero massiccio. Piazza d'Armi. Pesca Serro. Teramo. Cappadocia. Pesca Serro. Giulia Nova. Umiliazione. Adomemane. Teramo. Cavie. Violenza. A Winguli vai giù. Cavie. Nelle tende. Cavie. A Salmona. L'ha detto la televisione. Terzo indizio. Fallite la previsione e la prevenzione, arrivano i soccorsi. Il tessuto sociale viene disgregato in 172 campi tendati e in alberghi a decine di chilometri dall'Aquila. Il territorio viene militarizzato. 20 secondi, io credo che fossero 40. Quanti ne sono stati, hanno comunque cambiato la nostra vita. Io ho perso tutto. Appena arrivato mi sono reso conto che era successo qualche cosa di grave. Ancora era notte, non c'era a vedere prendere le prime macerie. Anzi, già dal casello si capiva che era successo qualcosa. I soccorsi sono arrivati, anche abbastanza celermente. Il nostro mestiere è quello di rispondere immediatamente a una situazione di emergenza. Per noi questa emergenza è cominciata un'ora dopo la vostra. Alle 4.30 noi siamo stati allertati. Alle 6.30 ci siamo visti in regione. Alle 10 abbiamo chiamato tutti i coordinatori del volontariato e alle 17.30, partendo a mezzogiorno da Terni, siamo arrivati alle 17.30. Io la prima colonna che ho visto è stata quella delle Marche. Mi hanno detto anche che si erano mossi per conto loro perché c'erano il sismografo dentro la base, quindi non erano stati né allertati né chiamati. Noi siamo stati fortunati, e siete stati fortunati voi, che siamo arrivati qui a quell'ora. Perché gran parte dei soccorsi e gran parte delle forze erano chiuse dentro l'imbuto dell'Aquila. Non c'era un coordinamento, tant'è vero che il secondo giorno si sono intasati i soccorsi. Noi non sapevamo dove andare, qui non c'era nessuna indicazione delle aree di emergenza, non c'era un'area di ammassamento materiali e mezzi, non c'era cioè quello che nelle regioni e nei comuni bisogna fare sempre, avere a disposizione un piano di protezione civile. Qui non c'era. E quindi quando sono arrivati non sapevano nemmeno dove mettere le tendopoli. Queste cose non dovrebbero essere cose che si decidono al momento dell'emergenza. Sono procedure, anche procedure della contrattualistica necessaria, che devono essere fatte prima. Anche per come sono state montate le tendopoli, i luoghi scelti, l'assenza di coordinamento sia nelle ricognizioni che nella dislocazione dei campi, insomma, questo qua si è visto e poi si è capito anche perché erano anni che non facevano esercitazioni. Il Dipartimento, credo, è intervenuto
tra il primo e il secondo giorno. Il primo giorno si è sentito di meno e probabilmente ha tentato di coordinare come meglio poteva. Diciamo che poi si è scoperto che questa era la prima emergenza vera che affrontava questa protezione civile. Quando dico questa mi riferisco a quella di Bertolaso. Nel 97, quando è venuto da noi, il sistema di protezione civile era un altro. Non era quello che avete conosciuto oggi. Il sistema di protezione civile allora era un sistema che faceva capo a una struttura dipartimentale, ma questa struttura dipartimentale lavorava fianco a fianco alle regioni, dava spessore, modo, possibilità ai comuni di avere supporti tecnici operativi che oggi non hanno più. Nelle prime settimane non eravamo così macchina perfetta, i casini erano all'ordine del giorno, caos più totale nell'organizzazione degli approvvigionamenti, delle attrezzature, passavano giornate prima di poter avere un'attrezzatura e verso la fine è stato un po' troppo enfatizzato. Ogni piccola cosa che veniva fatta era comunque aveva sempre un rilievo particolare. La scelta di tenere le persone 6 mesi e mezzo nelle tende è una follia dal punto di vista della pianificazione dell'emergenza. Ci siamo ritrovati a rimanere 6 mesi nelle tende, molti 6 mesi negli alberghi, non lo auguro a nessuno perché penso che non sia stata una bella esperienza per la maggior parte delle persone che l'hanno fatta. È la distruzione anche dell'aggregazione familiare, stando in albergo si vive di pubblica assistenza, è come stare al ricovero. 30.000 persone sono state trasferite sulla costa, gli altri alle tendopoli ci sono rimasti per 6 mesi, dopodiché chiudi le tendopoli e le riporti comunque negli alberghi, quindi di fatto hai spopolato il territorio e l'hai spopolato tu, non è la gente che se ne voleva andare. Questo piano, diciamo, di sgombero massiccio della popolazione per dare quella sensazione che io attribuivo a Berlusconi di aver preso per sé le parole di Gesù nel Vangelo di San Giovanni, ego sum resurrectio et vita. Io sono la resurrezione e la vita, ma se voi non morite io non vi posso far risorgere. Indicativo è l'appello proprio del Premier quando dice tutti in vacanza al mare a spese dello Stato. Voi dovete dare la sensazione di non starci e che se non ci stessi io restereste tutti morti. Come si fa a farvi morire? Non mi posso ammazzare, vi porto sulla costa. E il giorno dopo dice dalle tende alle case senza il passaggio intermedio e si avvia il progetto case. Il tutto con esautoramento degli enti locali, disarticolazione delle forze dell'ordine. È stata una strategia ben precisa, no? Di dire tu nei campi, i campi tanti, lì non potete comunicare, quelli sulla costa, per carità, cioè belli sparsi sulla costa. L'Aquila di fatto non è più una comunità. I piccoli borghi, le chiese, le scuole vanno ricostruiti lì dove erano perché rappresentano l'identità di un popolo e questo non l'abbiamo permesso e non dovete permetterlo nemmeno a voi di spopolare e di ricostruire in altri luoghi rispetto ai luoghi d'origine perché sarebbe devastante soprattutto per la vostra storia grandiosa e per la vostra identità. Come oggi i comuni dovrebbero individuare le aree dove collocare le tendopoli prima di un terremoto, di una catastrofe, delle zone a rischio, così dovrebbero anche sapere che cosa gli succede dopo la tendopoli. Invece che cosa succede dopo la tendopoli e l'alloggiamento in albergo? È lasciato alla fantasia del momento e all'improvvisazione, ovviamente, perché non c'è una pianificazione precedente. All'Aquila ci si è reso conto di questo, no? Cioè che si è andati un po' a tentoni. Dal punto di vista che mi hanno dato da mangiare e da dormire, anche se però insomma hanno cercato di scaldarmi, va bene. Non è che uno si lamenta di come siamo stati gestiti in queste... Noi ci lamentiamo di quello che stanno facendo a livello politico, delle soluzioni che hanno preso senza interpellare la popolazione, senza tener conto di quelle che erano le nostre priorità. Pensate a cosa si è speso, ma nessuno di voi ha mai detto quanto si è speso qui. Noi spendiamo 1 milione di euro al giorno. Soldi ne sono girati parecchi, ne continuano a girare, e nonostante che girino questi soldi c'è ancora gente che deve farsi 40-50 chilometri con mezzo metro di neve per andare a prendere il bambino a scuola. In questo POM spendiamo 90.000 euro al giorno per gli alimenti,
sono stati spesi 248 milioni di euro per quelli che stanno negli alberghi. Però è arrivato di tutto, eh? Tutto, tutto. Col pandaggio in diretta. Comfort. Tutto. Da dormire, di tutto. Da mangiare. Benissimo. Pranzi. Tutto quello che vogliamo. Vivande. Tutto, tutto quanto. Mangiano, bevono e dormono. Tutti. Caritatevoli. Grazie. Colazione. Tutti. Pranzo. Fantastici. Cena. Fantastici. Merendo. Tutto. Mangiano, mangiano qui. Tutti quanti. Anche troppo ci danno da mangiare. Tutto, guarda, una cosa grandiosa. Io non posso mangiare quello che mi dà. Questo allettamento complessivo, i media che dicono è questa qualità, la sicurezza sismica, è passato un piano di colonizzazione culturale, ma che già sta in noi. Noi oramai siamo rovinati sotto il profilo esistenziale. Infatti la gente dice, ma perché devo reagire? Prima non mangiavo una volta, io ho la mia zia pensionata e alcuni altri parenti che non avevano mai avuto un livello di vita così alto sotto il profilo del comfort, delle vivande, dei pranzi, l'albergo, non l'avevano mai visto un albergo. C'è tutto all'interno del campo, c'è tutta l'assistenza, il problema è che all'interno siano in qualche modo infantilizzati ed ospedalizzati. Tutto questa sorta di benessere immediato che noi abbiamo sentito, cioè ci siamo sentiti come coccolati dalla protezione civile, nello stesso tempo ci ha narcotizzato, cioè essere aiutati dall'esterno non significa ricevere quello di cui si manca, significa poter avere le armi per potersi costruire da soli quello che manca. Questa possibilità di allontanarsi immediatamente, andare in alberghi, essere trattati come tuttora sono trattati, dopo mesi e mesi, come ospiti, e allora questa situazione che spesso è presa anche di buon grado. È stata proprio questa fase di narcolessia sociale che ha permesso agli altri di poter fare. Cioè, ci hanno costruito frazioni. Nella legge di protezione civile del 92 si definisce il limite della protezione civile, che non ha competenza sulla ricostruzione, ma fino alla ripresa della vita economica e sociale. Cosa si intende? Si intende che la gente, che il nucleo familiare, abbia un alloggio, seppur provvisorio, in cui riunirsi e vivere in modo confortevole. Che colui che ha un'attività commerciale, il meccanico, l'artigiano, possa riavere uno spazio e una struttura, seppur provvisoria anche quella, dove svolgere la sua attività. Per cui la vita, non solo sociale, ma anche economica, della comunità riprenda. Hanno fatto, credo, 19 New Town con un progetto case che fu presentato immediatamente dopo il 6 aprile, cioè, se non vado errato, il giovedì successivo, il che sta a significare evidentemente un progetto case già pronto, per cui se una emergenza fosse capitata o accaduta, non so, a Caltanissetta o a Torino, sarebbe stato identico e analogo discorso. Approfittare di una catastrofe per costruire ex novo è in linea con la logica della shock economy di stampo neoliberista. Ed è un modello di sviluppo edilizio che Silvio Berlusconi ha in mente da tempo. All'Aquila prima pensa una sola New Town, poi diventano 19, spalmate sul territorio. Si ignora il preesistente, non si rimuovono le macerie dalla città e si costruiscono frazioni delocalizzate e non integrate nel tessuto sociale, in deroga ai vincoli urbanistici e alle leggi sugli appalti e i subappalti. Si ignorano le precedenti linee guida della protezione civile, che prevedono di mantenere la popolazione in prossimità delle abitazioni perdute, di fornire agli sfollati sistemazioni temporanee e rimovibili, di renderli protagonisti e soggetti attivi nella ricostruzione. Invece, si costruiscono dal nulla appartamenti che si possono far vedere in TV, in comodato d'uso, non per tutti, ma durevoli. Quindi temporanei nell'assegnazione agli sfollati, ma permanenti nel consumo del territorio. Sono le case, complessi antisismici sostenibili, ecocompatibili. Vabbè, forse l'ecocompatibilità ci starebbe pure, ma chi ha usato il termine sostenibilità in questo caso? Cioè, si è riempito la bocca di una parola che non sa neanche che cosa significhi. Dovremmo sapere che la sostenibilità non è mettere un pannello solare su una casa, e no. La sostenibilità è in primo luogo rendere le persone artefici del proprio sviluppo. Certamente il progetto case, sin dall'inizio, aveva un suo dimensionamento ed era dimensionato su quella che era il periodo necessario per realizzare entro l'inverno la disponibilità massima
con vincoli ambientali, di tutela, con vincoli di non troppo impatto paesaggistico. Nessuno fino alla fine di agosto, questo mese di agosto, aveva un quadro preciso, un censimento preciso dei fabbisogni che qui c'erano, né quante persone stavano fuori, né quante case erano danneggiate, né quali sarebbero state le soluzioni. E credo che questo, per chi fa pianificazione, sia un errore drammatico. Il censimento per il fabbisogno abitativo viene fatto ad agosto, quando i cantieri del piano case sono già aperti da due mesi. La Protezione Civile deve entrare nella logica che gli interventi li deve fare provvisori, precari, recuperare il materiale che può essere utile per altri interventi. Il mio timore è che quelle case che vengono definite case temporanee, c'è il rischio che diventino case definitive, e questa è la cosa peggiore. Queste frazioni non verranno mai rimosse. C'è una ragione per la quale la Protezione Civile non deve fare cose definitive, proprio perché, essendo queste competenza delle comunità locali, il futuro della mia città, io lo devo governare con le mie autonomie. Sfatiamo un discorso una volta per tutte, perché ne sono responsabile io. Allora, ogni atto che viene fatto c'è la concertazione con la popolazione. Un'altra cosa che ritengo strana e permettetevi anche mortificante, che i sindaci, che sono l'espressione vera del popolo, della popolazione, che insieme ai cittadini devono gestire il proprio presente e il proprio futuro, siano stati tagliati letteralmente fuori. In Umbria i veri protagonisti sono stati i sindaci, i cittadini tutti sono diventati i veri protagonisti di come affrontare l'emergenza e di come ricostruire le nostre città, le nostre frazioni, i nostri luoghi che hanno una storia millenaria come la vostra. Quanto sono costate le C.A.S.E.? Si stanno spendendo 2.400 euro al metro quadro per costruire quelle casette. È chiaro che la casa provvisoria non deve costare come quella definitiva, perché sennò diventa una follia. No? Con un tempo infinitamente inferiore alla costruzione delle case, che oggi non sono ancora finite, e ci sono ancora migliaia e migliaia di persone deportate negli alberghi lontani, il sistema Protezione Civile poteva sbancare territori, installare i villaggi di container e prima dell'estate accogliere queste persone. Tutte le persone. E non credo che le case C.A. quelle lì siano molto diverse e molto più grandi di quello che poteva essere un bungalow. Rende molto di più agli imprenditori costruire case ex novo, permanenti, definitive, rispetto, come dire, a costruzioni che poi, come dire, sono temporanee, nel senso vanno smantellate. Il decreto prevedeva anche la possibilità di ampliare dal 30 al 50%. Le opere subappaltabili, la Protezione Civile c'ha il potere di ordinanza, quindi si fa le leggi per conto suo, c'è il potere di deroga, agisce in deroga a tutte le altre leggi e con la giustificazione dell'emergenza riesce appunto a realizzare migliaia di appartamenti, cioè senza nemmeno i controlli alla Corte dei Conti di fatto, oppure realizzando appunto migliaia di appartamenti per esempio senza preoccuparsi degli scarichi, dei liquami, delle fogne che attualmente scaricano direttamente nella Terno senza depuratori e senza niente. Questa è l'idea che noi abbiamo della Protezione Civile, non sono questi i compiti della Protezione Civile. I criteri sono stati giusti o sbagliati, si può anche discutere, ma i criteri c'erano. E il criterio che accetto meno che sia criticato è quello della localizzazione urbanistica e dell'organizzazione dei rischi. La Convenzione Europea del Paesaggio implica delle prescrizioni nel riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale dell'identità culturale delle popolazioni che lo abitano. È questo quello che non è successo all'Aquila, è che
nella politica di pianificazione territoriale e urbanistica seguita al sisma e imposta con il pretesto dell'emergenza, il paesaggio non è stato contemplato minimamente. Una variante urbanistica per circa 200-259 ettari di nuove aree edificabili, fatte tutte in zona agricola, in zone non urbanizzate, ad alto costo di gestione urbanistica, di servizi, trasporti e nettezza urbana. Cosa voglio fare? Vedere l'Aquila dall'alto un attimo, con espropriate terre, piano case e in mezzo tanta erba, tanti terreni incolti, per cui quelli diventeranno appetibili. Cioè stiamo in mano a palazzinari. Poi si vedrà negli anni se quei terreni esclusi dall'edificazione delle case in questione rimarranno di fatto verdi o saranno investiti da nuove edificazioni portatrici di profitto. Io mi immagino fra 5 anni l'Aquila con villetta schiera intorno di Berlusconi, piano case che diventano case popolari, il centro che ancora sta così. La mia autonomia, la mia indipendenza, la mia capacità critica, questa voglia di dire, di fare le cose, io non la delego a nessuno. E questa è la questione di fondo. E questa dignità dovrebbe diventare di tutti i cittadini. E questo cambierebbe la politica. Il fatto di saper distinguere quello di cui ho effettivamente bisogno da quello che mi viene venduto dal sistema. In una situazione ambientale straordinaria, case di soli 2 piani più rialzate, con dietro e davanti il vostro panorama eccezionale. Credo che dobbiamo essere tutti fieri e contenti che lo Stato abbia dato finalmente una buona prova di se stesso, la prova di esserci. Partono essendo ghetti perché partono come non luoghi, ossia come luoghi che sono non identitari, non relazionali, non storici. A onor del vero devo dire che non tutti gli aquilani l'hanno presa come me. Ma ragazzi, ma sta gente è stata per 8 mesi nelle tende, cioè a fare la fila per le lavatrici, per lavarsi i panni, al freddo, al caldo, al fango, alla pioggia, al secco. 8 mesi! Ma anch'io avrei detto che belle case. Sono fatte sicuramente bene, più confortevoli, però non per tutti. Il piano case prevede 19 new town disgregate dal preesistente per 18.000 persone. Anche se solo 13.000 sono gli sfollati assistiti in comodato d'uso a febbraio 2010. A scanso di equivoci va precisato che sono sfollati anche gli abitanti del piano case, in attesa di riavere le proprie abitazioni. Il problema dell'insediamento è un problema serio in queste cose. Lasciando poi le soluzioni definitive che riguardano anche scelte urbanistiche che ricadono sulle generazioni future, lasciarlo alla popolazione locale e all'autorità locale. Fra 2 anni ci saranno 4.000-5.000 alloggi in più? Non è un problema che riguarda più noi, riguarda una città nuova che deve fondarsi, come diciamo i suoi rappresentanti dicono, su quelli che erano i loro valori, ma interpretandoli in forma diversa. Io credo che sia un patrimonio notevolissimo quello che si lascia sul territorio come possibilità di sviluppo. Va governata molto attentamente. Avrai una periferia immensa, avrai fra 20 anni un centro storico probabilmente alterato con immagini tipo Porto Cervo, rifatto, falso, con contenitori che non sono quelli di un tessuto sociale vero e vivo. La grande partita economica è una partita economica così scostumatamente esterna alla regione, così in deroga a tutte le procedure, non poteva passare se non c'era una concertazione con i grandi poteri nazionali. Quanto si è andati in deroga per andare così veloce alle leggi vigenti? Ma io direi pochissimo. Tutte le gare sono state gare laddove era assolutamente necessario europee. La protezione civile ha il potere di ordinanza, quindi si può fare le leggi da sola. Si è accelerato sulle procedure, questo sì. Non è stata mai usata una deroga che abbia evitato, no, quantomeno una competizione urgente. C'è il potere di deroga, quindi può agire in deroga a qualsiasi legge. In alcuni casi si è dovuto utilizzare metodi più urgenti per accelerare il processo, ma nulla che sia andato in deroga completamente a quello che è la norma. Non c'è controllo della Corte dei Conti, di fatto. Disastri in mani smuovono montagne in mani di soldi. L'emergenza in generale nel mondo sta diventando una modalità per fare man bassa, per stravolgere e liberarsi di lacci e lacciuoli e fare enormi profitti.
montagne in mani di soldi significano clientele, significano vassallaggio, significano rapporti con le imprese, sia quelle legali che quelle illegali, significano molte volte anche poter ribaltare equilibri politici. Distruggere potere assoluto e controllo, vuoto assoluto, potere, ordinanza, emergenza, potere enorme, ordinanze, controllo, derogabilità delle leggi, l'emergenza, i divieti, potere di ordinanza, poteri, emergenza, consenso, santificazione, miracolo, santificazione, poteri straordinari, comando e controllo. Quarto indizio, lo straordinario potere di chi decreta lo stato d'emergenza. Quando io arrivai in Friuli la prima volta come commissario, e io dissi, io non ho nessun potere, non posso spostare le forze, ognuno. Allora disse a Cossiga, come faccio ad operare? Le mie sono grida manzoniane, no? Allora il governo varò un decreto legge con cui si sono definiti quei criteri, quei poteri che ci sono ancora adesso, insomma, no, che sono rimasti, che il commissario può dire in deroga tutte le norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato. Il limite è costituito al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Mi sembra poco? Allora gli telefonai e dissi, cosa vuol dire limiti i principi dell'ordinamento giuridico? Ma guarda, tu puoi fare tutto quello che vuoi, probabilmente non puoi condannare a morte qualcuno. C'è un potere assoluto di soggetti che continuano a chiederci i documenti di identità quando circoliamo su questo territorio. No, lui dice che non può. Siamo nel campo, riprese non si fanno, vi prego di uscire. I volantini non si distribuiscono. Mi sa che deve uscire. Abbiamo già chiamato il 112. Con la scusa, vorrei dire quasi, dell'emergenza. Una questione anche di sicurezza. Per la vostra sicurezza. Una serie di diritti individuali e collettivi vengono compressi fino a renderli quanto mai esili ed evanescenti. Spegnere la telecamera, sei autorizzato. Giornalisti. Non mi interessa. Ci sono delle regole. È solo il capocampo, le disposizioni sono chiare. Non sono tenuto a spiegare niente a lei. Io non devo chiedere scusa di nulla. Ma a me non me ne può fregare di meno, io sono un esecutore, a me non me ne può fregare di meno. Io sono un esecutore dove mi danno degli ordini, perché mi pagano. È ovvio che noi intimidazioni non ne abbiamo fatte. Allora, noi ce ne risultano tantissimo. Allora, se c'è una nota scritta e firmata dal coordinatore della Dicoma che dice che il volantinaggio è permesso nelle tendopoli. Noi abbiamo a disposizione qui del Dicoma, e sono ben precisi. Allora, estranei nei campi per fare riunioni, volantinaggio o quant'altro, o riprese, mi scusi? Questa cosa mi è successa in un imbarazzo. Quando un divieto non sta dentro un atto scritto, quel contenuto non è giustiziabile. Non è possibile che ci siano all'interno del paese zone di diritto e zone di non diritto. È stata una lenta erosione dei poteri decisionali delle comunità locali, a mio avviso, e questo altro non significa che decretare dentro uno stato di emergenza la sospensione di tutte le regole democratiche. Lo stato d'assedio, la militarizzazione, il rafforzamento della normativa penale. La verità è che il paradigma dell'emergenza fa molto comodo a chi l'ha costruito e lo utilizza, non fa comodo affatto a chi lo subisce. Men che meno, io credo, fa comodo al vivere democratico. A Teheran non si può parlare, a Teheran. Che volantinaggio non si può fare, come ve lo devo spiegare? Nessuno ha la bacchetta magica. Che cosa si aspettavano? La bacchetta magica. È stato fatto tanto. Ci hanno militarizzato. Di che vi lamentate? Ci siamo stati... in follia sociale. Infantilizzati. Dissenso. Taglia per favore. Stato d'assedio. Diritto di parola. Non puoi fermare. Parlare. Militarizzazione. Attenti a quello che dite. Puoi spegnere per favore. Attento a quello che dici. Noi siamo qua per servire. Non ce l'ha nessuno la bacchetta magica. Stiamo proiettando un film che il paese non conosce. Cambia un attimo. Attenti voi a quello che dite e a quello che fate qua. E questo significa autonomia. Perché il giorno che si spengono i riflettori della televisione, poi dopo si rimane soli. La vostra salvezza si chiama ricostruzione. Se non parte davvero la ricostruzione, qui davvero diventerà tutto un set cinematografico nel termine peggiore. C'è il rischio che decideranno altri il vostro futuro, altri che non conoscono
le tradizioni, le storie, le identità vostre, perché solo chi ci vive sa come si deve ricostruire un nucleo familiare, sa come si deve ricostruire una frazione. Le istituzioni si sono sbriciolate, ma la mentalità conformista è rimasta. E non solo è rimasta, si è ingigantita, perché adesso questo conformismo si esegue non più di fronte al sindaco, al presidente di un'azienda, oppure al deputato, oppure alla cassa di risparmio, eccetera, ma si manifesta di fronte a Berlusconi, di fronte allo Stato. Non sai che il grande capo, Silvio? Il dio del terremoto, no? Credo in una persona che ci tiene a se stesso. Ragazzi, non bisogna stare dietro, ma nella vita bisogna farsi l'arte. Al fatto di essere importante. Chi mi sta toccando il culo? Questo sì, ci credo. Su le mani, via! Credo molto in questa persona. Facciamo tutti le corna a tutti, forza! Tutti le corna a tutti! Quello che ha detto, io ci credo. È proprio una persona che vuole fare la bella figura nel mondo, insomma, capito? Ormai, come lei ha visto, si parla di miracolo correntemente. Oh, e tra l'altro si parla di miracolo anche da parte del vescovo, il quale se dovrebbe intendere dei miracoli. Donaci giorni pieni di pace, di concordia operosa e di speranza. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Tuttavia, come l'ha ringraziato, non si dimentichi di noi, torni presto, eccetera. E quindi ha dato anche questa. Donde poi l'incontro di Berlusconi col Papa, eccetera, cioè questo scavalcare i cattolici, famiglia cristiana, quelli che sia, eccetera, per dire vabbè, ma siamo d'accordo noi, e che è vero. È impossibile contrastare un progetto che ha come frontman, come promotore, un santo. Devo ovviamente fare un ringraziamento innanzitutto a Bertolaso, che ormai io chiamo San Guido, che è il protettore dell'Aquila. Il protettore? È arrivato? Secondo me, cioè, con un piano ben preciso. Ha fatto bene, ha fatto tanto, ma ha fatto il suo dovere. Cioè, non, ragazzi, noi non dobbiamo dire grazie a nessuno, noi paghiamo le tasse. Ecco la manna dal cielo che vi viene consegnata, no? Quando in realtà io penso che quello che è stato fatto è semplicemente un atto dovuto nei confronti di persone civili. Cioè, noi paghiamo le tasse per poter assicurarci in situazioni come queste di essere tutelati. Basterebbe rivedere quello che è successo il primo giorno e dire quello che era successo i 4 mesi precedenti. In qualsiasi altro paese il capo della protezione civile si doveva dimettere. Qua non solo non si è dimesso, ma è stato osannato come il salvatore. E ripeto, con tutta la campagna mediatica che c'è stata, è stato osannato ed è osannato come salvatore anche dagli sfollati, dalle vittime del terremoto e di Bertolaso. Perché anche l'altro giorno il buon Bertolaso è andato sulla costa, è stato applaudito dalle masse, da masse confinate da 7, 8, 9 mesi al mare, estranizzate dal proprio tessuto politico sociale. Perché la gente concepisce così la vita, non vuole problemi, non vuole picci. Dopo mesi di assistenzialismo subentra un fattore psicologico che è quello della dipendenza, come le persone che vengono rapite e riconsegnate ai propri cari dopo mesi, cosa dicono? Sì, tutto sommato sono stato rapito, però mi hanno trattato bene. Il capitale, Berlusconi, ma già da Reagan, l'edonismo reaganiano, ci propongono un approccio alla vita molto semplificato. Una semplificazione che per mesi impedisce all'Italia di vedere i fatti. Dopo 11 mesi dal terremoto, 4,5 milioni di tonnellate di macerie non rimosse, centri storici in stato di abbandono e militarizzati, la vita sociale che non riparte. Quando la protezione civile lascia il territorio, le cose cominciano a cambiare. Il 28 febbraio 2010, 6.000 aquilani si ritrovano nel centro della loro città. Nessuna delle piazze intorno all'Aquila è in sicurezza. Splende la luna sopra queste strade, vale quel che vale, accade quello che accade. Nuovo passi fra terreni sconnessi. Splende la luna sopra queste strade, vale quel che vale, accade quello che accade. Nuovo passi fra terreni sconnessi. Aprite, aprite, aprite! Vergogna! 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 Vergogna!
Grecia, miliardi per i caccia, ma per rifarmi casa non li caccia, lui glieli faccio faccia, la posta in gioco è alta, ma dal gioco sono escluso, io per lui sono solo uno che gli serve aiuto, vaffanculo. Ci hanno militarizzato, ci hanno, i politici però ci possono entrare dentro la città. Ci sono disoccupati aquilani che possono lavorare qui. E le macerie sono la nostra ricchezza. Denunciatemi perché sono entrato in zona rossa, abito in zona rossa, mi denunciate perché vado a prendere le macerie di casa mia che dopo 11 mesi non è stato fatto assolutamente niente. Io voglio meno guardie più case, meno cazzi più palazzi e parla meno di stronzate, parla più di condomini e meno di condoni, perché ecco lo sapevo che a parla sono tutti buoni. Scende la luna sopra queste strade, vale quel che vale, accade quello che accade. Spende la luna sopra quest'estate, vale quel che vale, accade quello che accade. Nuovo passi fra terreni sconnessi. Già difficile uscire da questa situazione. Se ne può uscire solo con la, concordando con la cittadinanza, condividendo, facendo partecipare con trasparenza la popolazione. Cello De Carolis, il mio commercialista. Cos'è quello? Il contratto di locazione. C'avevo un negozio in questo palazzo rosa e l'hanno messo in sicurezza e la ditta ha avvertito tutti i miei vicini tranne me. E domenica mi sono accorta che praticamente l'hanno sventrato, hanno preso le mie cose e l'hanno buttate qua. La giornata di oggi dimostra che l'Aquila si può ricostruire in comune, che la disgregazione sociale è stata perpetrata durante 10 mesi e che guarda invece Guido Bertolaso che si è perso. Oggi i cittadini si riprendono il diritto a stare nella loro città e a contribuire alla sua ricostruzione. Io so che negli altri terremoti è stato trattato in sito attraverso una preselezione a fondo fatta in prima istanza insieme ai proprietari magari che devono recuperare qualcosa, poi devi separare il materiale cottico, coppie eccetera, da pietrame, da legno, ferro e materiali pericolosi che sono pochissimi in centro, perché l'amianto di cui si parla era usato sì e no per le canne fumare e per il cosiddetto serbatoio idrico. Siamo stati, ripeto, infantilizzati, ma bambini non siamo, siamo una popolazione cosciente, capace di lavorare e stiamo dimostrando che non sono solo le logiche del profitto che possono vincere, ma è anche la popolazione dopo un evento catastrofico del genere che può e deve sapersi autodeterminare e contribuire alla ricostruzione partecipando, e così possiamo ottenere trasparenza. Questo ci è stato negato per 10 mesi, oggi è una vittoria di chi da 10 mesi lotta per questo. Hanno provato a giocarsi la partita economica in maniera così, un po' poco trasparente. Oggi la cosa è stata finalmente scoperta, è uscita, però adesso c'è il problema che non si vogliono fare le procedure, non si vuole fare la valutazione d'impatto ambientale, ma vogliamo dimostrare che probabilmente se noi selezioniamo, se noi operiamo dal basso in maniera estensiva, con tante braccia, dimostreremo che quello che può a discarica è poca roba, probabilmente il 10% del materiale che vediamo qui ammucchiato. E quindi quei 4 milioni e mezzo diventano probabilmente 450.000 tonnellate, che potremmo trattarlo e metterlo probabilmente presso le nostre stesse discariche. Legno e plastica, altre carnelle. Prende la luna sopra quest'estate, vale quel che vale, accade quello che accade. Nuovo passi fra terreni sconnessi. Ciò che vuoi scommetti, non ci fai fessi. A cosa servono in un'area in emergenza il comando e il controllo? Questa è una storia che riguarda l'Aquila, ma potrebbe capitare ovunque. Il capitalismo dei disastri è in agguato. Le funzioni primarie dello Stato vengono privatizzate. Il governo crea Difesa Servizi S.p.A. per la gestione delle forze armate. Prova anche a creare una S.p.A. per la protezione civile. Il progetto fallisce in seguito agli scandali emersi dalle indagini della magistratura. L'inchiesta per ora è sul G8 che avrebbe dovuto svolgersi alla Maddalena. Ma dalle intercettazioni emergono già gli imprenditori senza scrupoli che la notte del terremoto ridevano pensando agli affari che ne verranno. 3.32, io non ridevo! 3.32, io non ridevo! La SPA della Protezione Civile era contenuta in un decreto governativo nato senza dibattito parlamentare. Avrebbe gestito con poteri di deroga all'ordinamento giuridico vigente anche non meglio specificate emergenze socio-economico-ambientali.
viene stralciata dal decreto e per ora accantonata solamente perché le inchieste hanno portato l'attenzione sul tema. Quello che si sta imponendo è un modello di gestione del potere. L'Abruzzo è stato, diciamo, uno sperimento che noi intendiamo come punto di arrivo di una trasformazione della protezione civile di tipo molto lungo nel tempo e che è iniziata senz'altro a partire dal 2001, quando col governo Berlusconi è arrivato Guido Bertolaso a dirigere la protezione civile. Nel silenzio assoluto noi abbiamo modificato il sistema di governo senza che nessuno abbia detto appunto nulla. E abbiamo modificato quindi le regole del gioco e stiamo andando verso una deriva autoritaria. È un modello distruggere ogni spazio di democrazia e costruire la condizione di eccezionalità come unica forma di governo. Più che protezione civile SPA, noi dovremmo parlare di Palazzo Chigi SPA. Ovvero il perpetuare dello stato d'eccezione come unica condizione possibile per l'esercizio del governo. Permette al governo di avere uno strumento che bypassa la Costituzione, che bypassa le funzioni ordinarie dei ministeri e degli enti locali e quindi gli permette di realizzare quel governo dei capaci, il governo degli esperti, dei decisionisti, io preferirei dire il governo degli amici, che il Presidente del Consiglio auspicava, tant'è vero qualche mese fa parlava di poter avere i poteri della protezione civile per governare il Paese. Nessuno di noi ha mai contestato il potere derogatorio, la deroga alle leggi nei momenti di emergenza, ma ci mancherebbe altro. Il problema è che qui si è andati oltre, molto oltre. E oggi ci chiediamo, e domani cosa potrà fare se questo modello è esportabile alla protezione civile? Potrà ad esempio imporre la militarizzazione del territorio e gestire i lavori per l'alta velocità in Val di Susa? Potrà intervenire sull'Expo di Milano? Sono miliardi di attività. Sul ponte sullo stretto? Sulle centrali nucleari? Degli scioperi che possono disturbare? O altri eventi? Non lo so. We'll be right back.